benvenuti a Domenica Sport, cari amici di Telemolise. Benvenuti a quest'altro appuntamento con il nostro programma della sportivo di bandiera della domenica sera. Dunque, per quel che riguarda le squadre che partecipano al campionato di Serie D, esce veramente ridimensionato il Campobasso da questa partita di fermo, 4-1 il risultato in favore della Fermana, mentre il Termoli è stato battuto in casa dalla Maceratese proprio 4-1, lo stesso punteggio ribaltato, e l'Olimpia Agnonese ha trovato un bel successo battendo in casa il Giulianova 1-0. Per quel che riguarda il campionato d'eccellenza, non ha giocato l'Isernia, fermato dalla neve a Vasto Girardi, mentre la Gioventù Down ha pareggiato 1-1 in casa con il Riccia. Parleremo di questo e di molto altro durante questa puntata di Domenica Sport, sempre rigorosamente in diretta e sempre rigorosamente insieme ad Annalisa Ciarlante. Eccola qui, buonasera Annalisa. Buonasera a lei direttore, buona domenica a tutti, vi ringraziamo perché sicuramente ci starete seguendo da casa come tutte le domeniche. Un saluto ai nostri ospiti qui in studio, tra poco ci collegheremo anche con gli studi che ci affiancano come tutte le domeniche, ovvero lo studio di Termoli e Isernia, e ricordo che quella di oggi è la puntata numero 1009. Come sempre, se volete, potete interagire con noi scrivendoci al nostro numero di cellulare che è 331 26 5 volte 2, altrimenti scriverci alla nostra posta elettronica che è domenicasport@telemolise.com. Ricordo i numeri da cui potete seguirci sul digitale terrestre: per il Lazio è il canale 749, mentre per l'Abruzzo è il canale 96. Bene, allora, bene per questa prima, dunque, per questa presentazione. Allora, aspetto naturalmente in linea le nostre redazioni di Termoli e di Isernia. Vedo già inquadrata ad Isernia Maria Antonietta Tortola, quindi privilegiamo la diretta. Buonasera Maria Antonietta. Buonasera direttore, buonasera Annalisa, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori. Siamo di ritorno da Agnone, dove i Granata hanno conquistato questa vittoria veramente con fatica contro il Giulianova per 1-0, ma stasera io ho un ospite speciale, mi fa davvero piacere che sia qui con noi Peppino Viscovo, con cui parleremo di tutta la situazione, di tutti gli sport di questa città di Isernia, perché lui è veramente addentro, aiuta veramente come può tantissime discipline sportive e mi farà veramente piacere chiacchierare anche con lui stasera di sport. Va bene, grazie, naturalmente un benvenuto a Domenica Sport a Peppino Viscovo. Buonasera Peppino, benvenuto. Buonasera direttore, è un piacere parlare con te e sentirti in diretta con Telemolise, con quale io, tu sai che ho sposato bene 12 mesi all'anno. E Va bene. C'ho un po' di ritorno. Adesso poi cercheremo di migliorarlo anche il ritorno. Non vedo ancora inquadrato Marco Somma nella nostra redazione di Termoli. Allora andiamo a vedere intanto che cosa è successo in questa seconda domenica di febbraio 2015. Insieme ad Annalisa e al nostro computer. Eccola la schedina. Ecco, partiamo dalla schedina. Cagliari-Roma 1-2-2, Empoli-Cesena 2-0-1, Napoli-Udinese 3-1-1, Parma-Chievo è stata rinviata, Sampdoria-Sassuolo hanno pareggiato 1-1-X, Inter-Palermo giocherà questa sera, Ternana-Brescia posticipata, Ascoli-Picchio-Spal 0-1-X, Juve-Stabia-Martina-Franco 0-1-X, Pavia Alessandria 0-1-2, no? Sta sbagliata sicuramente la grafica. Andiamo avanti, Annalisa. Alessandria è posticipata. Real Vicenza Monza 0-0-X, Pistoiese Grosseto 0-2-2, Sant'Arcangelo San Martino è posticipata e Vigor Lamezia Melfi anche posticipata. Ed ora possiamo passare alla classifica di Serie A.
Capolista la Juventus con 53 punti, seguita dalla Roma con 46, Napoli 42, a 35 punti Fiorentina e Sampdoria, Lazio 34, Torino 31, Palermo 30, Genoa, Milan e Sassuolo 29 punti, Udinese 28, Inter 26, Verona 24, Empoli e Atalanta 23 punti, Cagliari 19, Chievo 18, Cesena 15 e Parma chiude la classifica di Serie A con 9 punti. Ed ora passiamo alla Serie B. Ecco i risultati di questa giornata: Avellino Latina 1-0, Crotone Bologna 0-2, Entella Spezia 2-0, Frosinone Lanciano 2-1, Livorno Bari 5-2, Modena Catania in rinviata, Pescara Cittadella 1-1, Ternana Brescia da disputare, Trapani Carpi 0-0, Varese Provercelli pareggio 1-1, Vicenza Perugia 3-1. Ed ora la classifica della Serie B. In vetta alla classifica con 50 punti Carpi, Bologna 44, Livorno 40, Avellino 39, Frosinone 38, Vicenza 37, Spezia 35, Lanciano 34, Pescara e Provercelli 33 punti, Ternana 31, Trapani anche 31 punti. A 30 punti abbiamo Modena, Perugia e Bari, Brescia 29, Entella 28, Catania, Cittadella e Varese 27 punti. A 24 chiudono Latina e Crotone, la classifica di Serie B. Ed ora vediamo la Serie D. Amiternina Matelica è rinviata, Celano Castelfidardo 1-0, Civitanovese Chieti 1-2, Fano San Benedettese 1-0, Fermana Campobasso 4-1, Jesina Vispesaro 1-0, Olimpia Agnonese Giulianova 1-0, San Nicolò Recanatese 3-1, Termoli Maceratese 1-4. Ed ora la classifica. Capolista Maceratese con 49 punti, Fano 43, San Benedettese 40, Civitanovese 38, Matelica e Campobasso 37 punti, Chieti 33, Jesina 30, San Nicolò anche 30 punti, Fermana 26, Recanatese 25, Giulianova 23, Amiternina 22, Castelfidardo 18, Olimpia Agnonese 16, Termoli 15 e Vispesaro e Celano chiudono la Serie D con 14 punti. Ed ora passiamo all'eccellenza. Vairano Casalnuovo 2-1, Gioventù Dauna Olimpiariccia 1-1, Gamba Tesa Fornelli 2-1, Montaquila Cliternina 3-0, Roseto Roccaravindola 1-1, Sesto Campano Venafro è stata sospesa, Sant'Eliana Sporting Matese 1-1, Vasto Girardi Isernia è stata rinviata. Ed ora vediamo la classifica dell'eccellenza: Isernia con 51 punti, Gioventù Dauna 46, Vasto Girardi 39, Venafro e Gamba Tesa 32 punti, Sesto Campano Verano 31, Sporting Matese e Roccaravindola 30 punti, Olimpia Riccia 25, Montaquila 24, Casalnuovo 19, Fornelli 15, Sant'Eliana 14, Cliternina 11 e Roseto chiude con 9 punti la classifica dell'eccellenza. Ed ora vediamo la promozione, chiudiamo per questa giornata: Frentania Ermestoro 2-1, Macchia Torremagliano 3-0, Nuovo Vinchiaturo Montenero 1-3, Petacciato Ripalimosani 1-0, 1-0 anche per Pietramonte Corvino Campo di Pietra, mentre Cercemaggiore Alife è stata rinviata, Prata Castelmauro 2-2 e Spinete San Martino 3-3. Ed ora la classifica. Capolista di promozione Pietra Montecorvino con 42 punti, Macchia 41, Montenero e Campo di Pietra 38 punti, Alife 33, Spinete 33, San Martino 31, Petacciato 27, Torremagliano 25, Cercemaggiore 23, Frentania 22, Prata 21, Castelmauro 20, Ermestoro e Nuovo Vinchiaturo 18 punti e Ripalimosani 8. Va bene, allora nel corso della trasmissione vedrete in sovraimpressione tutti gli altri risultati delle altre squadre che hanno giocato nei campionati molisani. Andiamo anche a Termoli dove c'è Marco Somma, lo saluto senz'altro. Buonasera Marco.
Buonasera direttore dalla redazione di Termoli, siamo di ritorno dal Gino Cannarsa, altra sconfitta per i giallorossi di Marcello Caso, un sonoro 4-1 contro la capolista e imbattuta maceratese che ha comunque gettato il sangue, il Termoli infatti all'inizio è passato in vantaggio con Ragazzo ma poi i marchigiani sono rivelati nettamente superiori effettuando 3 gol in soli 12 minuti, il Termoli non è riuscita più a rimettersi in partita, è arrivata questa sconfitta pesante contro l'imbattuta maceratese che rimane l'unica squadra dalla Serie A alla D che ha praticamente effettuato solo 0 sconfitte in questa stagione. C'è stata una lunga contestazione sia al tecnico Casu sia c'è stata la disertazione della curva Marco Guida che ha portato uno striscione eloquente che recitava società senza dignità fuori le mani dalla mia città. Calarco anche oggi non era presente, Casu la sua posizione è molto in dubbio. Tra 7 giorni si andrà a Rubens Fadini di Giulianova, si spera che tutto si risolva per il meglio. Va bene, insieme a te ti raggiungerà qualcuno in redazione oppure no? Sì, c'è già in studio Giovanni Guglielmi che ha seguito con noi la partita del Termoli. Va bene, allora lo saluto naturalmente anche Giovanni Guglielmi, nostro amico affezionato di questa redazione. Allora, a proposito, visto che Marco ha parlato del Termoli, del presidente che nemmeno oggi era a Termoli, ormai l'ho detto già in altre circostanze, sembra un po' invece di Domenica Sport, sembra c'è posta per te perché abbiamo una nota stampa del presidente Calarco che io leggo perché la leggo integralmente, senza commenti, così come abbiamo letto integralmente tutte i comunicati anche da parte delle altre forze che in questo momento si stanno confrontando a Termoli. Allora, dice il presidente, sente il dovere di fare un primo comunicato a cui seguirà una conferenza stampa estremamente esaustiva che sarà convocata al mio arrivo. Continuo a leggere insulti e falsità sul mio operato. Chiariamo alcuni aspetti. Senza il mio intervento il Termoli era fallito, cancellato, sparito. Non mi sembra che alcun termolese o altro imprenditore abbia tentato di acquistare la società. Mi si accusa di fare pensare ai miei interessi. Quali? Si scrive che io non ho tirato fuori un euro, che non ho pagato i calciatori e la struttura che li ospita. Falso. I calciatori hanno avuto l'anticipo al momento della firma. Il primo mese al Martur è stato pagato con un anticipo per il corrente mese in banca. Ho versato una cifra importante per coprire diverse spese che spiegherò in conferenza stampa. I tifosi come loro diritto hanno disertato la partita odierna pensando così di non alimentare l'incasso, neanche commento perché gli incassi sono sempre stati modesti. Ho intorno persone che si professano amanti del Termoli Calcio ma poi assumono atteggiamenti poco chiari. Io ho preso un impegno, ho un programma e ho le idee chiare. Purtroppo non posso certo negare che ci siano e ci sono problemi nell'organigramma. Ora mi trovo a Bucarest per sostenere gli esami del dottorato di ricerca. La prossima settimana sarà fatta chiarezza. Sono una persona stimata in tutta Europa e non permetto che si infanghi la mia dignità. Prima di scrivere è bene informarsi. Ci vediamo presto. Termoli ha bisogno dei suoi tifosi, il vostro presidente. Questo il comunicato, l'ho letto integralmente, non faccio nessun commento. Mi sembrava giusto dare voce al presidente attualmente proprietario del Termoli Calcio che ci ha inviato questa nota. Se qualcuno ha delle cose da aggiungere o da dire, facciamo come a Striscia, noi siamo qua, ci mettiamo la faccia, quindi leggeremo eventualmente anche altre comunicazioni. Allora, presento gli ospiti che ci hanno raggiunto nel nostro studio di Campobasso, eccoli qui, saluto e ringrazio Mario Oriente, opinionista. Buonasera. Storico, ciao Mario. Buonasera. Un po' di tempo che ci manchi. Qualche mesetto. No, non è, vabbè, l'ultima volta sei stato l'11 dicembre, alla puntata 1000, insomma è un mese e mezzo. Benvenuto dunque, io non metto mai i titoli, Vittorio, però insomma Vittorio Del Cioppo, che è un dottore commercialista, è soprattutto nostro grande amico, è anche docente della scuola del CONI, no? Scuola dello sport, problematiche sempre, credo, relative anche all'aspetto fiscale delle società. Ma esclusivamente all'aspetto fiscale. Ecco, cioè, ci sono sempre, perché sai, le società prima erano molto meno nell'ottica, diciamo, sì, nell'obiettivo dei controlli, adesso lo sono molto di più.
Al 100%, insomma, c'è una grande preoccupazione da parte delle associazioni sportive perché l'attenzione del fisco è aumentata, perché ci sono alcune associazioni sportive che hanno l'abito di associazioni sportive, ma poi in effetti non sono associazioni sportive perché sono organizzazioni commerciali. E l'intento del fisco è quello di smascherare questo tipo di associazioni che associazioni non sono. E, beh, quindi c'è l'esigenza. E quindi c'è bisogno di, certo, voglio dire, di insegnarle, no, ai dirigenti queste cose. Ma i dirigenti già le sanno, bisogna ricordargliele ogni tanto, perché i dirigenti delle associazioni, tu ne conosci tantissimi, sono tutti animati da buona volontà, da voglia di fare, e spesso si scontrano con quelle che sono le esigenze del fisco, che invece sono codificate e molto rigide. Va bene, poi abbiamo due amici che rappresentano una disciplina particolare, ne abbiamo parlato ultimamente anche dalla nostra redazione di Isernia, perché loro fanno kart, cioè quelle, diciamo, quelle corse di kart che, con le quali ha iniziato anche Schumacher, insomma, per dirla fino in fondo. Quindi li possiamo inquadrare, abbiamo i nostri amici Massimo Evangelista, buonasera Massimo. Buonasera. E poi al suo fianco Antonello Fabio. Buonasera. Che appunto voi due, Antonello, avete costituito una società, insomma, girate insieme. La cosa è nata così un po' quasi per gioco, perché in questo sport si corre in modo da privato con mezzi propri. Noi così, tra un bicchiere di vino e un piatto di pasta, abbiamo messo su, insomma, questa società, abbiamo creato un team e praticamente abbiamo tirato dentro un po' di aziende partner che ci aiutano a... Intanto vediamo avanti delle immagini, che c'è, che delle, questi sono i box, no? I box, sì, sì, delle vostre gare. Questa è la gara del debutto l'anno scorso, aprile, sulla pista di Isernia. Qui c'è il lavoro dei box, dei meccanici, come si vede. Va bene, Massimo, quindi avete messo insieme questo insomma, girate insieme a fare le gare. Sì, sì, giriamo insieme. Abbiamo, è uno sport anche dispendioso sotto il profilo. Un pochettino. Perché si consumano le gomme, ci, sì, vuole il kart, sì, è di proprietà. Sì, proprietà nostra. Quindi tu ce l'hai sia tu che Antonio. Voi avete... Il kart è sempre di proprietà, poi quello, gli sponsor ci aiutano, insomma, nell'elargire un po' di soldi e quindi cercare di fare questo campionato che quest'anno è stato accorpato all'Abruzzo e quindi è un interregionale, comincia a marzo, finisce a ottobre. Va bene, allora poi ne parleremo anche meglio. Intanto io ce le ho, perché ce le hanno mandati già la nostra troupe da Fermo, quindi andiamo a vedere i gol che hanno contraddistinto la partita del Campobasso. Poi tra poco ci collegheremo anche con Gianni Bruno. Qui siamo al 22esimo del primo tempo. C'è la fermana, vedete, al limite dell'area, che aggancia Pedalino, che di destro batte il portiere del Campobasso Maggi. Qui eravamo al 22esimo del primo tempo, invece siamo saltati al 32esimo della ripresa, tiro da lontano che mi pare passi tra le gambe del portiere del Campobasso, e 2-0 per la fermana. Vedete la gioia della compagine marchigiana. Siamo già al 3-0, 35esimo, perché in 6 minuti nella ripresa il Campobasso ha preso 3 gol. Vediamo ancora un tiro tutto solo a centro area, dimenticato completamente dai difensori del Campobasso. C'è Terrenzio che va a girare in gol la terza realizzazione. Il quarto gol è frutto di un contropiede, palla per Valdés in area e sinistro vincente. Quindi 4-0, 3 gol in 6 minuti per la fermana. Poi c'è anche il gol del Campobasso, perché su iniziativa di Scudieri c'è questo inserimento di Vitelli, vedete, che va a segnare un gol sul palo lontano. Quindi 4-1, come Mario, anche tu li stai vedendo adesso, credo, no? Insieme a me, una prima impressione, insomma, su questo riassunto estremamente, abbiamo messo insieme solo i gol. Ma diciamo che un risultato roboante, perdere 4-1 e non entrando mai in partita, chiaramente forse la sosta non ha fatto bene al Campobasso, e però ci sta anche, perché nel girone di ritorno, quando le squadre si devono salvare, io ho visto una determinazione notevole da parte dei giocatori della Fermana e non li ho visti in quelli del Campobasso. La differenza è proprio quella, cioè affrontare le partite con una determinazione di voler fare il risultato. Noi siamo stati troppo molli
e chiaramente poi ti ritrovi con 4 gol. Ho visto un po' anche il portiere molto incerto, ha preso dei gol evitabilissimi, ha difesa anche schierata, chiaramente c'è stata una giornata storta e speriamo che già la domenica prossima si riprende la strada giusta. Anche poi adesso vedremo, magari proprio al touch screen, tra poco vedremo anche qualche gol, proprio per confermare quello che tu hai visto immediatamente, anche a velocità normale, perché effettivamente ci sono stati, i primi tre gol mi è sembrato tutte e tre, insomma, delle grosse indecisioni, due del portiere e uno della difesa che ha lasciato completamente solo a centro area Terrenzio. Sono cose che possono capitare, comunque lo ha detto Mario Oriente, lo sposiamo anche noi, la sposiamo anche noi questa tesi. Allora, poi effettueremo il collegamento con Gianni Bruno, ma adesso Annalisa, ci fermiamo, vero? Per sì, un direttore, ci fermiamo per una prima breve pausa pubblicitaria, ma ritorniamo tra pochissimo con voi, non andate via. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Banca dell'Adriatico. Oltre 60 anni tra innovazione e tradizione. Caffè Camardo, le origini per noi sono importanti. Caffè Camardo, sin dalla pianta il chicco diventa protagonista assoluto. Caffè Camardo, al passo con i tempi, nel rispetto della natura. La garanzia di un sorriso? Ve la dà lo studio dentistico del dottor Santo Garocchio. Igiene orale preventiva e interventi di chirurgia dentale con moderne apparecchiature. Implantologia, chirurgia computer guidata, odontoiatria estetica infantile, analisi salute denti e gengive. A Campobasso, in via Corso Vittorio Emanuele 41. Info 0874 41 82 62. Autoricambi Viscovo vince in risparmio. Batterie Arexons X-Power a partire da 44 euro. Viscovo vince nello sport. Sponsor ufficiale Globo Basket Isernia. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio, a Campobasso, info 0874 48 40 77, 335 13 69 756. Acqua Molisia, schietta come le sue montagne. Il cuore di mamma sceglie Molisia. Buona per i bambini, eccellente per tutti. Molisia, l'acqua del cuore. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere. Domenica Sport. Dagli studi di Tele Molise per questa puntata numero 1009 di Domenica Sport. E allora andiamo a collegarci proprio con Gianni Bruno, che appunto ci fa un punto su questa partita. A te Gianni. Qui a Fermo si materializza il peggiore Campobasso della stagione. Vullo l'ha definita la partita contro la Fermana, persa 4-1 dal Campobasso, una prestazione molto mediocre. E non c'è molto altro da aggiungere. Un Campobasso che aveva iniziato discretamente la partita. Di solito ci si lamenta sempre del fatto che la squadra rossoblu pecchi negli approcci alla gara, e quello al Recchioni di Fermo, stadio che è qui alle nostre spalle, è stato un approccio non male. Ci sono state anche delle occasioni, una su tutte quella avuta da Miani al 17° del primo tempo, che non ha sfruttato un retropassaggio abbastanza azzardato di Grieco al portiere della Fermana. Dopodiché, dopo il gol di Pedalino al 22° si è spenta completamente la luce in casa rossoblu, la squadra si è sfilacciata, ha perso l'animo, ha perso di nervo e ha concesso davvero metri e occasioni alla Fermana, che poi nel finale di primo tempo anche
anche colpito un palo. Ha legittimato al termine della prima frazione la squadra di Iaconi, messa perfettamente in campo. Dicevo, ha legittimato il successo, ci mancherebbe altro dopo un 4-1 così altisonante. Vullo ha fatto due cambi nel corso dell'intervallo, ha fatto entrare sia Todino che Giovannisci al posto di Fazio e Cianci, ma la musica non è assolutamente cambiata e quindi si è andati incontro man mano alla quarta sconfitta stagionale, condita, si fa per dire, anche da un'espulsione, quella di Nicolai. Il bello, o se si preferisce il brutto, è che il Campobasso fino a un quarto d'ora dalla fine, quindi fino al 32esimo della ripresa, era sull'1-0, quindi soccombeva solo per 1-0 con un uomo in meno. Forse lì avrebbe potuto azzardare prima l'altra sostituzione, Vullo, cioè l'ingresso di Vitelli dell'altra punta. Non lo ha fatto. Il Campobasso ha vissuto un periodo drammatico di 6 minuti dal 32esimo al 38esimo, quando ha incassato 3 gol. Al 38esimo della ripresa la Fermana conduceva per 4-0, praticamente a ogni tiro la Fermana andava in rete. Poche spiegazioni le ha potute dare anche Vullo, che è apparso abbastanza frastornato al termine della partita. Si deve un attimino mettere il punto e ricominciare, perché una sconfitta, le sconfitte ci possono anche stare, ma questa del Campobasso al Recchioni di Fermo in una giornata davvero glaciale è una sconfitta che deve assolutamente far riflettere, ma che Vullo ha definito anche una sconfitta portatrice di alcune preoccupazioni per come è venuta, proprio perché è venuta al termine di una sconfitta, di una prestazione, ripeto, molto molto mediocre. I tifosi non hanno fatto una grinza, anzi, del Campobasso, anzi hanno incitato la squadra anche nel corso di questo periodo nerissimo dei 6 minuti appena menzionati. Hanno applaudito la squadra e incitato anche al termine della partita, quindi applauso e abbraccio virtuale tra squadra e pubblico, così come si è giocato davanti a un pubblico di circa 600-700 spettatori, molto civile e composto anche per quanto riguarda gli spettatori della Fermana. Questa è la nota lieta di giornata, una giornata davvero di sport. E il canarino, il timido canarino di Iaconi, che timido forse non è stato troppo, ha azzannato il lupo, che di contro ci ha rimesso le penne. Fuori di metafora, Fermana batte Campobasso 4-1. Ora, grazie a Gianni Bruno, vittorio del Cioppo. Non è che si può aggiungere molto quando si perde 4-1, no? No, ma che vuoi aggiungere? Il campo che parla, come al solito. Però dai, perdere 4-1 con una sconfitta maturata in 6 minuti è una cosa che la dice lunga. Probabilmente il problema è più di carattere psicologico che tecnico, perché una squadra che regge fino a quel momento, poi crolla all'improvviso, qualche cosa deve essere successo. Io non ho visto la partita, però probabilmente qualche cosa c'è. Vabbè, può darsi anche che, come dice Mario, dopo la sosta, sai, sì, c'è chi riparte già con la marcia inserita e chi magari parte un tantino più lento. Insomma, può essere una cosa del genere. Soprattutto con gli sport di squadra, voglio dire, ti puoi veramente aspettare di tutto, anche in quelli individuali, perché se tu ti aspetti la grandissima prestazione magari di un tennista, di un atleta, per l'atletica leggera va a finire che proprio quella volta, insomma, incappano in sonore sconfitte. Voi, Massimo e Antonello, come siete messi col Campobasso? Lo seguite il calcio, no? Io sinceramente di calcio me ne occupo poco, non lo seguo. Se seguo, sono tifoso della Juve, quindi seguo la Serie A, però il calcio locale non lo seguo più. Non lo seguo. Massimo, tu? Ogni tanto vedo la partita in televisione, come ho fatto oggi, e poi ogni tanto ci andiamo a vedere qualche partita a Campobasso. Anche qualche partita a Campobasso. Sì, voi in questo campionato dovete fare... per questo campionato interregionale che diceva prima Antonello, dovete fare parecchie trasferte o no? Sì, sono circa 4 trasferte, ci sono, si sta a Pescara, Sulmona e L'Aquila, e poi viene Isernia. Va bene, insomma, quindi anche voi siete impegnati per tutto l'arco della stagione. Sì, alla fine, no? Fino a ottobre. Allora, abbiamo anche la pagella, vero Annalisa? Il direttore, abbiamo la pagella del Campobasso e la vediamo insieme. La pagella, in collaborazione con... Lufield, ristorante pizzeria con forno a legna, ampia sala climatizzata adatta per cerimonie presso il centro sportivo M2.
GM Car. Oltre a marchi prestigiosi come Porsche e Ferrari, anche vetture di piccolo e medio taglio come Fiat, Volkswagen, Mercedes e Audi. GM Car vi aspetta nella sede di Contrada Selva a Campo di Pietra. GM Car, telefono 0874 44 30 98. Area di servizio Mascione, bar, breakpoint, sala slot, servizio pagamenti bolletti online a Campobasso. Magi, no, no, è la pagella del Castelmagno. Allora, dobbiamo mettere la pagella del Campobasso, se ce la passate, se no la legge Annalisa. Che facciamo? La legge Annalisa. Dai, leggo Annalisa, io? Che anche allora, Maggi 5, Scudieri 5, Fusaro 5,5, Nicolai 5, Bosco 5,5, Minadeo 5,5, Cianci 5, Fazio 5,5, Miani 5, Vitone 5,5, Di Gennaro 5 e sono entrati Vitelli con 6, Iovannisci con 5 e Todino anche 5. I voti quando si perde, soprattutto così, sono bassi. Bassi, insomma. Gianni è stato anche, insomma, si è tenuto veramente. È una cosa normale. Il voto più basso era 5. Pensa che io ho letto i voti della partita di quarti di finale di Coppa Italia, Roma-Fiorentina, che lo sai chi ha vinto tu? Roma-Fiorentina. E come non lo so che ha vinto la Fiorentina. Volevo che lo dicessi tu. No, no, è contento. Certo, volevo che lo dicessi tu. È contento. Io per esempio ho visto dei voti 4 a Totti, voglio dire, che è stato, voglio dire, per 20 anni l'ottavo di re di Roma, definito. Quindi poi, perché sai, qui se metti un 5 o se metti un 4, delle volte c'è anche gente che si offende. Io ho visto 4 all'allenatore della Roma, mi riferito proprio alla partita infrasettimanale, quindi... Insomma, Gianni è stato buono, insomma, voglio dire. Vabbè, ma la pagella è fatta da una persona che chiaramente vede la partita in un certo modo e la devi accettare. Come la devi accettare quando magari ti mettono pure 8, perché vedi qual è il discorso. Ma non c'è sempre quella maturità, Perché l'otto dici, sai, oggi me lo sono meritato. Ci sono delle se volte, prendi 4. Ci sono delle volte delle valutazioni che magari chi le fa le vede in un certo modo. Però per la partita di oggi diciamo che si è mantenuto anche bene, perché tenendo tutti sui 5,5, chiaramente ha voluto quasi dire, dice, va bene, a mezza sufficienza, la diamo lo stesso, insomma, perché 5,5 è stato un incidente di percorso. Io dico che, esatto, anche perché se devo dire la verità, il Campobasso sta facendo un campionato superiore alle proprie attese e alle proprie possibilità. Tu lo stai dicendo dall'inizio. Io lo dico dall'inizio del campionato, chiaramente essendo uno... che ha fatto calcio, le cose le vedo, insomma, capì? Poi chiaramente oggi si è visto chiaramente, perché l'avevo visto già a casa per televisione, che la partita è stata presa troppo molle, troppo con timidezza, senza cattiveria, senza... Invece l'avversario è stato cattivo, determinato, voleva vincere la partita perché ci devono salvare. Anzi, dirò una cosa, tutte le trasferte nel girone di ritorno saranno tutte sullo stesso stampo, perché ogni squadra che sta lì giù, e noi ne abbiamo parecchie che dobbiamo affrontare, che si devono salvare, affronteranno le partite tutte allo stesso modo come le ha affrontato la Fermana oggi. Pertanto o si va col coltello fra i denti, nonostante i nostri 37 punti, se no si rischia di fare brutta figura. Certamente. Allora, io naturalmente sensibilizzo un attimo i nostri tecnici delle redazioni di Isernia e Termoli, perché... stiamo aspettando sempre questi servizi, l'Agnone dalla redazione di Isernia e il Termoli da Alessandro Nardella. Allora, visto che non abbiamo ancora segnali di fumo in questo senso, andiamo a vedere, Annalisa, c'è stato un anticipo ieri, esattamente il Montaquila, sì, no, che ha battuto la Cliternina. Sì, direttore, ha giocato contro la Cliternina e la partita è terminata con un risultato di 3-0 e abbiamo il servizio del nostro inviato, Gennaro Bustelli. Anticipo della quinta giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza. Si affrontano sul sintetico del Mario Castaldi di Rocca Ravindola, Montaquila e Cliternina. Biancoverdi che si impongono con un secco 3-0. Arbitra il signor Mottillo della sessione di Campobasso. Partono subito forte i padroni di casa con il tiro di Rossi che Melfi mette in angolo. Al 16° gli ospiti con Grazia Plena che però manda fuori. Al 26° Biancoverdi con la rovesciata di Diego Zarli, ma Melfi manda ancora in corner.
al 29esimo, cross pericoloso di Sgaraglio e Melfi è costretto a rifugiarsi di nuovo in angolo. Sempre biancoverdi al 31esimo con Capitan Rossi per Di Iorio che va di un filo al lato del palo. Al 41esimo la Cliternina con la conclusione di Nunziato che però non inquadra lo specchio della porta. Terminano così i primi 45 minuti di gioco e con il montaggio tecnico di Danilo Scarinci passiamo alla ripresa. Decimo minuto, punizione di Ruggero ma palla fuori. E due minuti più tardi è sempre il 10 di casa ma Melfi pare in due tempi. Al 24esimo Zarli per Di Iorio che spara, salva sulla linea Nunziato, poi Ruggero, Murato, ma arriva proprio Diego Zarli che insacca la rete dell'1-0 per il Montaguila. Arriva anche il 2-0 contropiede di Coppola che serve Scalesse che fa secco Melfi e mette la firma del secondo gol. Al 33esimo si vedono gli ospiti con la conclusione strozzata di Nunziato, ma nulla da fare. Ma nel finale i padroni di casa chiudono i giochi con il pallonetto di Rossi che insacca il tris del Montaguila. Termina così il match, Montaguila che guadagna 3 punti che avvicinano sempre di più la squadra di mister Berardi alla salvezza. Cliternina che comunque aveva assenze e una squadra molto giovane deve lavorare per trovare la salvezza sicura. Ora abbiamo visto il servizio, Annalisa, a proposito, sì, come ha sottolineato Vittorio Reale, no? Vittorio Reale è sempre io appena ti ho visto, te l'ho detto, però poi qui iniziamo la trasmissione, abbiamo 3.000 cose, ma... Un nuovo look, direttore. Un nuovo look, un nuovo taglio, un nuovo. Le volevo portare la primavera, invece qui ho portato solamente tanta neve. Sì. Sì, direttore, abbiamo cambiato un po' di luminosità. Magari in più. Domenica prossima lo cambio anch'io, mi presento. Direttore, biondo, per lei uno chatouche viola. Viola? In onore della Fiorentina. Glielo consiglio e le consiglio anche il mio parrucchiere. Che gli mando un bacio, posto direttore, Francesco Poné alla figlia Jessica. E poi direttore, però come dice il nome, Francesco Poné, il parrucchiere che fa per te. Vabbè, direttore. Vabbè, volevo mandargli hai fatto un bacio anche lo sponsor. Hai fatto come l'alieno al gioco avanti un altro, tipo no? Che c'ha lo sponsor personale. E c'aveva i Cacio Cavalli, mi pare una sera ho visto. A caseificio La Recchia. Era così, era lo sponsor dell'alieno avanti un altro. Allora, vorrei chiedere, perché siamo in attesa, no, vediamo la pagella. La pagella, intanto, sì, vediamo insieme la pagella della Cliternina. La pagella, in collaborazione con... Nuova Cliternia, meta di pellegrinaggio all'antico santuario della Madonna Grande. Produzione ortofrutticola e vinicola, con vini locali nel mercato mondiale. Masserie e agrivillaggi per relax nella natura. Melfi 6, Di Marco 6 e mezzo, Marinucci 6, Menco 6, Longo 6 e mezzo, Nunziata 6, Stafa 5 e mezzo, Grazia Plena 6 e mezzo, Di Martino 6, D'Alessandro 6, Di Vito 5 e mezzo e sono entrati Schena con 5 e mezzo e Cannito e D'Ambra senza voto. Allora, vedo nel nostro monitor di controllo che abbiamo il servizio del Termoli, Termoli che ha perso in casa al Cannarsa 4-1 con la Maceratese, vediamo il servizio. Ennesima sconfitta del Termoli di Marcello Casu che cede le armi alla Maceratese per 4-1 dopo il 4-0 rifilato dai marchigiani 5 mesi fa all'Elvia Lecina con i giallorossi guidati dall'allora Pasquale Catalano. La gara inizia con le contestazioni della curva Marco Guida che dopo il comunicato stampa diramato in settimana hanno disertato la gara seguendo la sfida tra i giallorossi e i marchigiani all'esterno del Gino Cannarsa. Eloquente è stato lo striscione esposto dai tifosi del Termoli, società senza dignità, fuori le mani dalla mia città. L'inizio di gara è di marca giallorossa quando al quarto gli uomini di Casu si portano in vantaggio sull'angolo romano di Matera. Il metronomo giallorosso a trovare una parabola perfetta per il numero 9 Ragazzo che da due passi di petto beffa Saitta per l'1-0. La storia tra Davide e Golia dura soli 120 secondi, infatti sul lancio di croce dalle retrovie al sesto è perfetto per l'ex Juve D'Antoni che va via al suo diretto avversario Russi e beffa con un diagonale imprendibile Marco Nato. Altro giro di lancette al settimo, i marchigiani ribaltano completamente la contesa con due gol in soli 120 secondi. Marco Nato non se la sente di uscire fuori dall'area e Villanova ne approfitta siglando il 2-1. Al 19esimo è il tris, c'è il tris della rata, punizione di D'Antoni perfetta per Cocò che si gira e beffa ancora Marco Nato, 1-3. Al 26esimo c'è ancora Cocò come protagonista, la sua sponda di testa è ottima per De Grazia che si gira ma è murata da Scalbi,
44esimo, l'ultimo sussulto dei marchigiani del tempo. Cocò, scatenatissimo, trova Villanova che a tu per tu con Marconato fa saltare l'estremo difensore giallorosso. Con le immagini montate da Alessandro Nardella parte la ripresa. Al decimo c'è la prima azione, insidiosa per i giallorossi. Duetto sulla sinistra spettacolare tra Di Matera e Santoro che porta quest'ultimo ad effettuare un cross insidiosissimo per la difesa marchigiana, ma nessun attaccante giallorosso ne approfitta. Tre minuti più tardi, al tredicesimo, doppia occasione colossale per la Rata. Prima un calcio angolo di Croce, il tentativo timido di Perfetti, ma viene allontanato tranquillamente dalla difesa giallorossa. Passano 30 secondi, c'è un cross dalla destra di Cordova. Coco è bravissimo a prolungare di testa, c'è la botta di Dantoni, ma Marconato miracoleggia e blocca la sfera. Dopo 4 minuti al 17esimo, Coco va in fuga, supera due traversari come Berilli, ma è ancora l'estremo difensore giallorosso Marconato a respingere e ad evitare l'ennesimo pericolo. Al 22esimo invece il Termoli si rituffa in avanti e cerca il meritato 2-3, l'angolo di Romano, c'è un tentativo al volo di Di Matera che esalta Saitta, ci riprova ancora Falco in rovesciata, ma la difesa ospite è bravissima ed allontana il pericolo. L'ultima azione della gara è di marca marchigiana che calano il poker come all'andata. Marconato respinge le conclusioni di Coco e D'Antoni, ma il neo entrato Tortelli cala il poker 1-4. Il 4-1 è una mazzata troppo pesante per i giallorossi di Casu che si erano portati incredibilmente in vantaggio nel corso del primo tempo con Ragazzu. Ora due partite insidiosissime per i giallorossi dopo sicuramente una settimana di fuoco. Si andrà a Rubens Fadini di Giulianova e tra 14 giorni al Gino Cannarsa arriverà la San Benedettese. Allora, queste le immagini, io cioè, avete sentito, mi rivolgo a Giovanni Guglielmi nella nostra redazione di Termoli, ma anche a Marco Somma. Io ho letto, penso che l'avete sentito Marco, la lettera che ha spedito, che ci ha spedito, la nota che ci ha spedito il presidente Calarco. Che cosa potete aggiungere voi che seguite da vicino le questioni giallorosse? Innanzitutto buonasera direttore, intorno a una società, una squadra di calcio ci vuole tranquillità, cosa che manca a Termoli, il presidente, il nuovo presidente Calarco non c'è, naturalmente è uno che lavora, l'interessante è che lascia le cose in ordine, quando va via c'ha qualche suo responsabile e quindi le cose devono andare bene. Prendiamo la partita di oggi, la Maceratese è una signora squadra, però nemmeno il Termoli è una squadra, adesso a gennaio, i 10 undicesimi, i 9 undicesimi sono stati cambiati e quindi diciamo è una signora squadra, però oggi contro la Maceratese non poteva fare nulla, anche se era andata meritatamente in vantaggio, però dopo 120 secondi già era sotto di due gol. Quindi secondo me per far bene in una società di calcio ci vuole tranquillità, perché? Perché contestano il presidente, i tifosi, contestano l'allenatore, contestano i giocatori, quindi io penso che in questo modo sicuramente non si può fare calcio. Marco, volevi aggiungere qualcosa? Sì, direttore, sul comunicato già ci avevano avvisato che sarebbe stato scritto e mandato agli organi di stampa da Calarco. Come ha aggiunto anche Giovanni Guglielmi, la situazione societaria è drastica, infatti non c'è tranquillità in riva all'Adriatico, il calendario è praticamente infernale nel prossimo turno, il Termoli è praticamente penultimo, quindi è una situazione molto difficile. Casu sembra che non ha il polso della situazione, è contestato continuamente dagli ultras, ma grosse colpe lui non ne ha. Però nell'ultimo mese e mezzo il Termoli, a parte la vittoria di Chieti e il pareggio striminzito di Castelfidardo, il suo percorso è stato fallimentare, le altre ne hanno beneficiato e adesso sta al Termoli risollevarsi e uscire dalla zona rossa della classifica. Va bene, torneremo a parlarne subito dopo la pubblicità, però Annalisa. Sì, un'altra pausa pubblicitaria e ritorniamo tra pochissimo. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Dal seme al raccolto, Aurora SRL. Competenza, esperienza, innovazione in agricoltura. Aururi. Banca dell'Adriatico.
Silvano Ciccarella, lavorazione articoli rame, ottone, arte sacra, premiazioni, articoli promozionali. A Boiano, info silvanoc@tiscali.it. La Prefabbricati Tappino è la risposta giusta per qualsiasi esigenza di prodotti nel settore della prefabbricazione industriale, agricola, per civili abitazioni, box, villette, impiantistica sportiva. Prefabbricati Tappino. Preventivi e consulenza tecnica gratuiti in fase progettuale telefonando al numero 0874 46 11 81. Prefabbricati Tappino. Zona industriale Toro. Un'esperienza pluriennale. Al vostro servizio. La Fabian è tradizione al passo con i tempi. Al fianco di marchi storici come Paul & Shark, Simply Man, Barberi, Fay, Saint Rose, Hogan e Santoni, sono state inserite aziende come Armani, Jacob Cohen, Lamartina, Corneliani, Fred Perry, Siviglia, Gant, Moncler e Hackett. Dal 1961 Fabian firma le grandi firme. Fabian Campobasso. Pizzeria da Libero, a Busso, in via Manzoni. Pizzeria con forno a legna. Prenotazioni 0874 44 72 16. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere. Domenica Sport. Allora torniamo sempre in diretta per questa puntata numero 1009 di Domenica Sport. Dunque parlavamo del Termoli, vediamo la pagella. Annalisa. Sì, vediamo la pagella dei giallorossi. La pagella in collaborazione con Fiditalia, agenzia Somofin, a Campobasso in via Garibaldi, a Termoli in corso Umberto. Marconato 5,5, Scalbi 4,5, Rossi 4,5, 4,5 anche per Romano, Falco 5, Fuschi 5, Santoro 6, Camporeale 5, Ragazzu 6, Di Matera 6, Vitale 5,5 ed entrato Cremona con 5,5, Vita 6 e Felici senza voto. Va bene, andiamo un attimo a Isernia, perché chiederei, diceva prima Maria Antonietta Tortola, diceva di Peppino Viscovo, che conosce un po' tutta la situazione a livello sportivo isernina. Peppino, ma in seno all'Isernia Calcio, per quelle che sono le tue conoscenze, la situazione com'è attualmente? Ma io la situazione, direttore, l'ho vista organizzata all'inizio, poi si sono sciolte un poco di idee e dei personaggi sono usciti fuori, però la vedo al momento organizzata dal bravo Scarselli, ma non la vedo organizzata in generale come io suggerì all'inizio, chiaramente quella di fare una squadra per tutti, cioè una squadra per il popolo, non per determinate persone. E quello che ho sempre suggerito, che lo sport è vita, io ho aiutato degli sport con semplicità, chiaramente unendo le forze con molta etica e correttezza. Il fatto che nel mentre si fa un campionato entrano delle insidie un po' pericolose, dei conflitti perché l'essere io è al primo posto, questo non è che fa sport, questo fa solo, per me è una parola brutta ma non la voglio dire, schifo, e quindi non voglio assolutamente che continuino a fare questo. Quindi l'Unione secondo me dovrebbe fare la forza con 10 persone per bene all'amministrazione e poi fare quello che ho sempre detto: se tutti quanti mettessimo un euro al giorno, attenzione, stiamo parlando di parecchie persone, noi commercianti, imprenditori, ne possiamo mettere qualcuno in più, ma se tutti mettessimo un euro al giorno, Isernia, penso che è 20.000 abitanti, non dico 20.000, ma 10.000 euro al giorno potremmo raccoglierli tranquillamente. Non ho esagerato, al giorno no, ma alla settimana potrebbe, e quindi tutte le cose si mettessero a posto a una certa maniera. Scusi un po' la mia emozione, ma è la prima volta, direttore, che parlo con lei e sono, ho molto rispetto e quindi capisca bene come mi sento emozionato. Però volevo finire di dire che se
i giocatori, l'amministrazione, le spese. Si fa una prima nota cassa seria, corretta, come ho visto da altre squadre, perché io sinceramente conosco anche al di fuori di quello che è il circondario di Isernia, come per esempio il Mirabello Calcio. Ho avvicinato degli amici e lì ho potuto dare qualche suggerimento, oddio, qualche piccolo aiutino da commerciante si dà, e stanno andando bene. Quello è che dico io a Isernia, se si può fare. Possiamo fare anche una riunione con lei, che è una persona che io stimo, che potrebbe mettere un po' di teste a posto. Ma io ti ringrazio, perché mi hai fatto un sacco di complimenti, molti dei quali non merito, assolutamente. Comunque ti ringrazio. Allora, volevo dire anche a proposito di questa storia di Isernia, che durante la settimana ho avuto modo di parlare anche con Mario Ciampitiello, che l'anno scorso è stato presidente dell'Isernia, e lui mi faceva presente che comunque nel suo piccolo, tra virgolette, così come adesso diceva Peppino Viscovo, ha messo bei soldi sia l'anno scorso che quest'anno. Insomma, siccome pare che, mi diceva, dice, direttore, ogni tanto, se mi puoi fare questa cortesia, ricordalo questo fatto, perché pare che adesso che io, insomma, quasi quasi li avessi avuti di più questi soldi, perché alla fine nessuno mi ringrazia più e nessuno mi tiene più in considerazione, ma io ho fatto sacrifici per privarmi di quei fondi per darli nelle casse dell'Isernia Calcio. Io rispetto Mario Ciampitiello come rispetto tutti, e quindi così come abbiamo riferito del comunicato stampa e di tutto quello che ci arriva, riferisco anche questa posizione dell'imprenditore isernino. Adesso abbiamo anche il servizio dell'Olimpia Agnonese, che ha colto un successo determinante, secondo me, per lo sviluppo del campionato. Vediamo il servizio. Una vittoria sofferta quella dell'Olimpia Agnonese, che ha affrontato in casa il Giulianova battendolo per 1-0. Una vittoria messa anche a repentaglio da un gioco non troppo brillante, ma alla fine i Granata incassano 3 punti che valgono oro nella corsa verso la salvezza. Per la cronaca del match assistiamo ai primi 20 minuti di gioco piuttosto soporiferi, ma poi al 21esimo ecco la svolta. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Saltarin serve a Santoro un'occasione imperdibile e imprendibile, e lui di testa mette in rete per l'1-0. Si può dire che la partita comincia da qui. Le due squadre si svegliano dal torpore e cominciano a giocare, soprattutto il Giulianova alla ricerca del pareggio. Ci prova Esposito al 31esimo da buona posizione, ma va fuori di poco. Più pericoloso è Mariani, che al 35esimo scheggia l'incrocio dei pali con il suo tiro e al 40esimo costringe Biasella a tuffarsi. Con questo tentativo si chiude il primo tempo. La ripresa vede ancora il Giulianova protagonista, sempre con Mariani dalla sinistra, ma Biasella ancora una volta è bravo a intercettare. Al 5° minuto si fa rivedere Lagnone con Ibe, ma il suo tiro non va a buon fine. Anche Ricamato al 9° impegna l'uno ospite, ma ancora una volta i Granata non possono urlare al raddoppio. 2 minuti dopo, all'11esimo, Mariani tenta il colpaccio, ma Litterio devia in angolo. Occasionissima di raddoppio per i padroni di casa arriva al 22esimo, ma Saltarin sciupa tutto su cross di Ricamato. Al 24esimo De Matteis si fa insidioso, ma il suo tiro va un filo alto sulla traversa. Ancora gli abruzzesi all'attacco con Testoni, che al 27esimo va fuori di pochissimo. Al 30esimo un episodio da Moviola. Ricamato crossa verso il centro, Lattarulo va a colpo sicuro, ma sulla linea la difesa salva tutto, forse, almeno qualcuno così lamenta, grazie anche a un fallo di mano. Al 39esimo ecco il tentativo di Serrone, entrato qualche minuto prima in sostituzione di Santoro, ma falso, riesce a deviare. Il classe 96 Granata accusa subito un problema alla spalla ed è costretto ad uscire. Al 50esimo si sfiora la rissa in campo per un fallo su Lattarulo. La tensione cresce tra i giocatori e a farne le spese con il cartellino rosso sono Capitan Litterio e De Matteis del Giulianova. Non accadrà nulla nei 3 minuti successivi, 8 in tutto i minuti di recupero assegnati in questo match, se non che il Giulianova è costretto ad avvicinarsi ai propri tifosi al triplice fischio per placare le contestazioni arrivate a fine gara per questa sconfitta. Lagnone può godersi 3 punti, a patto che scenda in campo con maggiore concentrazione. Allora, abbiamo visto il servizio, vittoria sofferta, Vittorio, mi sembra. Vittoria, Vittorio.
perciò vittoria, ho fatto la domanda a te. Sì, sì, una vittoria sofferta anche sempre dal punto di vista psicologico. Non lo so perché oggi mi viene questa cosa, Mario. Sì. Però li ho visti un po' nervosi. È vero che la vittoria è sofferta, però quel tentativo di rissa, sette dell'Olimpiagnone che vanno contro uno solo perché ha fatto una gamba tesa, mi è sembrato un attimino eccessivo. È vero che quando si gioca l'animo è sempre un po' caldo, però se avessero usato un po' più di calma forse sarebbe stato meglio. Ma sai, questa è la prima, adesso giocano di nuovo in casa domenica prossima contro il Celano che è ultimo, quindi l'Agnone se oggi ha messo in cassa tre punti pesantissimi secondo me, se dovesse incassarne altri tre domenica prossima farebbe un bel balzo in classifica, quindi sono quei momenti del campionato in cui devi veramente decidere di che pasta sei. E perciò devi stare calmo. La tensione diventa alta. Lo so, perciò devi stare perciò calmo. Devi stare calmo. Fosse sempre semplice, vero Mario? Ma io dico che gli amici di Agnone oggi hanno fatto un grosso risultato, perché fare tre punti contro il Giulianova, che nelle ultime gare aveva fatto anche buoni risultati. La possiamo vedere? Scusa Mario, un attimo la classifica di Serie D, se me la mettete mentre parliamo. Eccola qui, vedi? Nemmeno la chiedo. Perché il Giulianova dunque in classifica ne ha 23 di punti. Sì, quindi però, vedi, tu sei salito Agnonese, tu Olimpia Agnonese, sei salita a 16. Sì, domenica c'è un altro scontro diretto in casa col Celano. Cioè, stavo dicendo che hanno fatto un grosso risultato, per ribadire anche quello che diceva l'amico sull'atteggiamento dei giocatori, e quello è l'atteggiamento che ci vuole in campo quando vuoi portare via un risultato. Se in quella situazione i giocatori dell'Agnone si dimostravano poco attenti o quasi menefreghisti, chiaramente avevano sbagliato partita. Non dico che bisogna comportarsi con quell'aggressività, però la partita va interpretata magari anche non giocando molto bene, ma con cattiveria, determinazione e volontà, perché il risultato solo così viene. Perfettamente d'accordo. Solo così viene. Se no non viene il risultato. Se non ci metti e all'Agnone, l'Agnone se non gioca sempre così, con magari non bene tecnicamente, perché a questo punto del campionato non si può giocare bene tecnicamente, bisogna guardare i punti e i punti si fanno con quell'atteggiamento. Purtroppo molte volte può essere anche brutto a vedere, però bisogna giocare così. Come ha giocato oggi la Fermana? È inutile che ci prendiamo in giro. Il calcio è sempre lo stesso. Lui comunque parlava soltanto di reazioni. Io parlavo di fair play, non di no, quella no, quella non è un fair play. Sfumiamo la classifica. È una reazione venuta a un fallo qua violento dell'avversario. E lì hanno dimostrato di esserci in campo. E si fa così. Purtroppo si fa così. Non è inutile che ci pigliamo in giro, perché se abbiamo l'atteggiamento del fair play, valgono tutte le, se abbiamo l'atteggiamento Vittorio, del fair play in quel Vittorio momento ha fatto un appello, probabilmente sull'azione successiva prendi il gol del pareggio. Va bene, allora comunque voglio dire, Vittorio parlava soltanto di fair play, Mario dice dalla cattiveria agonistica, io sono d'accordo che ci vuole, però insomma quando si sfocia quasi in una rissa quello non è più. Vabbè, ma non è stato una rissa, non è più atteggiamento agonistico. A parte che poi sono stati anche quelli del Giulianova. Voi, prima delle gare, state calmi, Antonello? Oppure come certo, la vivete la tensione della gara di automobilistica? Di carte? Certo, un minimo di adrenalina ci sta. Ed è giusto che sia così, perché è proprio quella che ti spinge a dare il massimo. Il massimo in ogni competizione. Allora, volevo, io non per contraddire Piero Cristoforo, poi vediamo anche la pagella dell'Agnone, però la cravatta, no, è bianco-blu, è bianco-blu. Non, ho detto, se qualcuno me la regala con grosso sacrificio una domenica, me la potrei. Parlo al condizionale anche mettere una cravatta bianco-nera, però questa è blu, ve lo garantisco che è blu. Allora, vediamo la pagella dell'Agnone. La pagella, in collaborazione con Forgione Costruzioni Speciali, realizzazioni di impianti di reti di telecomunicazioni e perforazioni teleguidate. Attestazioni Unien ISO 9001-2008 e SOA. Sono ancora aperte le iscrizioni alla scuola calcio della polisportiva Olimpia Agnonese affiliata alla S Roma per l'anno calcistico 2014-2015. Info 0865 77 235. Di
Biasella 6, Carpentino 6, Litterio 6 e mezzo, Di Lullo 7, Lattarulo 6 e mezzo, Maresca 7, Saltarin 5 e mezzo, Ricamato 6, Ibe 5 e mezzo, Cantoro 6, Santoro 6 e mezzo e sono entrati Catalano, Petrone e Serrone senza voto. A proposito, saluto Luigi che ci ha raggiunto in studio al touchscreen. Luigi, aveva un episodio di questa partita dell'Agnone, un episodio importante, no? Sì, sì, abbiamo selezionato, buonasera a tutti i nostri telespettatori, abbiamo selezionato l'episodio decisivo, ovvero il gol dell'Olimpia Agnonese. Vediamo proprio la battuta del calcio d'angolo da parte proprio di Cantoro. Vedete la sfera che arriva al centro dell'area di rigore. C'è questa torre da parte di Lattarulo e vedete qui Santoro che di testa va ad aggredire la palla in tuffo. Probabilmente era l'unico modo in cui poteva realizzare questa marcatura e davvero va a segnare questo gol che è davvero importantissimo per il cammino dell'Olimpia Agnonese. Gol importante, ma devo dire anche una bellissima realizzazione. Ricordiamo, Santoro, un classe 96. Mario, era regolare perché c'era quello sulla linea. Sì, sì, regolarissimo. Io prima non l'avevo visto. Oltre al portiere c'è un altro giocatore sul palo. Quasi sul palo. Questo ragazzo stava qui, mi pare, no? Sì, questo è un ragazzo del Campobasso che sta il figlio di Angelo Santoro. Sì, è stato dato in prestito all'Agnone e sta facendo le sue partite ad Agnone, insomma. Vittorio, gol bello e regolare. Qui aveva poco spazio e giustamente era da giocare fuori. Bel gol, bel gesto atletico in tuffo, una cosa bella anche da e vedere. Poi vale insomma anche questo gol qua, perché insomma certo, vale 3 punti. 3 punti, poi ma non sono solo 3 punti, sono la possibilità di agganciare una salvezza che va forse anche al di là dei play-out, perché domenica è uno scontro quasi alla morte fra Agnone e Celano. Se si vince anche la domenica, allora si raggiunge una posizione che si può aspirare anche a andare oltre i play-out. Va bene, voi come vi è piaciuto questo gol, Massimo? È stato un bel gol, sì. Un bel gol, sì, regolare, vero? Regolare, sì. Atletico, come dice Vittorio. Doppio colpo di testa, in tuffo. Andiamo a Termoli con Giovanni Guglielmi. Giovanni, gol che vale molto di più dei 3 punti, come diceva Mario Oriente. Sì, sicuramente direttore, è stato un bel gesto tecno-atletico sia da parte del compagno che ha spizzato la palla di testa verso il realizzatore, quindi è stato veramente un gesto tecnico veramente bellissimo. Poi ha portato i 3 punti, c'è un certo salto in classifica e quindi, come stavate dicendo lì allo studio, molto probabilmente vincendo contro il Celano domenica prossima fa ancora un passo avanti l'Agnonese e quindi si allontana dalla zona critica. Però secondo me bisogna fare dei punti anche fuori casa, perché se non fai i punti fuori casa è molto difficile avere la salvezza prima a Chitto, altrimenti ci sono i play-out, però i play-out è una roulette, insomma. Sempre un terno all'otto. Peppino Viscovo, bel gol, importanza. Tu segui naturalmente anche l'Olimpia Agnonese. Facevamo tutto il tifo per l'Olimpia Agnonese, lo faremo anche domenica prossima, perché con un'altra vittoria si porterebbe a 19 in classifica generale. Sarebbe veramente, diciamo, un primo tassello, no? Sì, indubbiamente. Comunque una squadra molisana è apprezzabile per quello che hanno fatto e che stanno facendo. Il gol è stato stupendo, quindi c'era a tutti gli effetti. Io li faccio in bocca al lupo che arrivino alla salvezza immediatamente e chissà se un domani si potrebbe fare una joint venture tra Isernia, Agnone ed altri, un grande gruppo sportivo. Il sogno mio era quello di mettere tutti insieme, ecco, il modello Juventus per esempio. Hanno fatto una grande società, una grande, devo dire, grandi uomini che si sono creati uno stadio. Beh, questo non può essere, ma potrebbe essere possibile tra Agnone, Isernia e Venafro, e mettere pure tutte le dovute, come si dice, dovuti divertimenti nello stadio stesso. Quindi apprezzo. Direttore, dico solo una cosa: ho mancato di salutare Massimo, che conosco attraverso il cognato, e gli faccio tanti auguri per il suo co-card e ci telefoniamo in settimana. Comunque, grazie. Massimo, conosci un sacco di gente tu? Sì, conosco, perché l'anno scorso mi ha fatto da sponsor.
ecco perché sì, mi ha fatto gareggiare, ecco perché conosco il signor Peppe Viscovo. Ma per una, diciamo, per una stagione come la vostra, quanto ci vuole alla fine? Ma guarda, tirando le somme, circa un 2000 euro. Compreso il mezzo oppure escluso il mezzo? No, il mezzo, diciamo così, il Cocard, bisogna fare manutenzione. Manutenzione dopo 40-50 litri va rifatto il pistone oppure la biella, quello che sia. Bisogna sempre il meccanico che sostituisce. Che ci dà un'occhiata. Sì. Antonello, tu mi dicevi le gomme si consumano come... Grazie. Le gomme come l'olio, no? Bastano per una gara, perché dopo perdono quei 3 o 4 decimi che ti danno la possibilità di partire nelle prime file, ma oltre alle gomme c'è la manutenzione di cui parlava Massimino, gara per gara, pistoni, motori, trasferte, quindi diciamo che i 2000 euro di cui parlava lui sono per le spese standard, ma se si va fuori per rotture varie... si alza molto il budget aumenta di molto. Sì, va bene, allora vogliamo vedere uno di quei due episodi. Vediamo il primo del Campobasso, sempre con il nostro touchscreen, poi prima della pubblicità, poi ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Sì, il gol del vantaggio della Fermana, siamo al 22esimo minuto del primo tempo, è sicuramente uno schema provato questo dei giocatori giallo-blu, perché vedete c'è questo calcio di punizione che viene battuto proprio in zona mediana, la sfera arriva proprio in prossimità dell'area di rigore, c'è un velo, vedete, proprio voluto e cercato, qui Pedalino mantiene il possesso, poi riesce in qualche modo a liberare il destro, qui vedete proprio la conclusione di Pedalino, forse la tocca anche Minadeo nel tentativo di rinviare e la sfera va in rete. Maggi sembra partire leggermente in ritardo, però potrebbe esserci stato questo tocco proprio da parte di Minadeo, se andiamo ovviamente molto molto piano con il nostro touchscreen, vedete Pedalino che prima controlla, poi mantiene la posizione e poi va a calciare, probabilmente in questo momento, vedete, c'è Minadeo che forse la tocca leggermente e la sfera cambia probabilmente quel poco che basta la direzione, questo è il gol del vantaggio, ma sicuramente insomma una situazione provata dalla Fermana, ma tutti abbastanza statici in quella del Campobasso. Dobbiamo essere proprio telegrafici perché dobbiamo dare la pubblicità, Mario, hai passato anche un messaggio, errore del portiere, ringrazio sempre la nostra regia e il nostro editore per questa situazione, diciamo, scenografica. Diciamo che Pedalino è molto bravo a coprire la palla, però i difensori non devono arretrare, devono accorciare su Pedalino e c'è stato il primo errore. Poi il tiro non è stato un tiro irresistibile, al di là mo se ci possa stare una leggerissima deviazione, ma il portiere era già seduto a terra quando il pallone ha rimbalzato 4 volte prima di arrivare quindi in porta. Quindi per te è un errore del portiere? Anche l'errore del portiere. Vittorio? Sì. Ma io non posso che accodarmi a quello che dice Mario, l'errore è un, secondo me è un errore della difesa. Può dire quello che vuoi, siamo in diretta, non ti saltiamo addosso. Bellissimo, è un errore della difesa, che non ha chiuso la difesa, erano in 4 contro 1, quello ha fatto un tiro per telefono, è entrata. Quindi errore grave. Massimo? Pure per me è un errore della difesa, solo così. Solo così, Antonello? Sì, condivido l'opinione degli altri, un errore della difesa ha permesso la realizzazione. Peppino Viscovo, Isernia, che ne dici? Io, gli errori, a volte è facile parlare da fuori campo, però effettivamente si è visto che si sono lasciati andare, quindi si sono lasciati gli errori si fanno e purtroppo andiamo avanti. Va bene, poi sentirò anche Maria Antonietta Tortola, ma dopo... Direttore, io comunque... Sì, aspetta un attimo, Peppino. Dunque, volevo chiedere a Giovanni Guglielmi. Sì. Giovanni? Allora, direttore, Pedalino è stato bravo perché ha tenuto due giocatori dietro di lui, quindi non si è fatto avvicinare, ha fatto il comodo suo, che poi è stato anche fortunato nel tiro che è stato un po' sbilenco. Molto probabilmente possiamo anche dire che l'ha toccato il capitano del Campobasso, è facile che abbia allungato la distanza dal braccio del portiere, quindi non possiamo dargli colpa. Forse il secondo gol è colpa del portiere. Poi dopo lo vediamo. Peppino, ti ho interrotto, che cosa volevi dire?
Volevo dire che io non è che mastico amministrativamente lo sport in generale, e la cosa che dicevo che come vorrei che si organizzasse il calcio nel Molise, come quello che si è organizzato con il basket Globo Aisernia. Ci siamo riuniti 20 persone e abbiamo trovato il dovuto per poter fare il campionato a una certa maniera. No, vabbè, ma ho capito perfettamente. Cosa che consiglio all'amministrazione Sennino, va bene? Sì, ho capito perfettamente. Allora, anche se magari prima hai portato un esempio nobile, grazie, nobilissimo, perché hai parlato della Juventus, lì probabilmente ci sta la famiglia italiana più ricca, diciamo, a livello imprenditoriale, quindi, però, insomma, il concetto è chiaro, il concetto è chiaro. Ci possiamo essere anche noi una famiglia italiana, direttore, anche noi possiamo essere una famiglia, una grande famiglia, se unissimo le idee in una certa maniera, va bene, senza gelosie e invidie. Me lo auguro. Annalisa, due minuti. Ma ci fermiamo per pochissimi secondi, a tra poco. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. Agenzia di Paola Biaggi, via Cavour a Campobasso, biglietteria ferroviaria, aerea e marittima, prenotazione vacanze, gestione delle liste nozze per il viaggio dei vostri sogni. Di Paola Biaggi, le vostre vacanze, un nostro problema. Centro Radiologico Potito, accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale. Riabilitazione ortopedica e neuromotoria con palestra. Idrochinesi terapia con piscina riabilitativa dedicata. Centro di medicina fisica riabilitativa e fisioterapia. Centro radiologico Potito. Campobasso. Gioca Gio, progettazione e realizzazione impianti sportivi, illuminazione pubblica, arredi urbani. Gioca Gio a Campobasso. Info 0874 48 40 77 335 13 69 756. Banca dell'Adriatico. Liomatic, distribuzione automatica di alimenti e bevande. Info 340 12 12 816. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi e di impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere. Domenica Sport. Allora, sempre in diretta, sempre Domenica Sport. Annalisa, che puntata è? 1009. La puntata, sì, numero 1009. Non ti sei distratta? No, direttore, però sto iniziando a perdere un po' il conto. Conto, sì. delle puntate. Numero delle puntate. Vittorio Del Cioppo, dalla tua esperienza di dottore commercialista, questi tentativi, a Campobasso c'è in atto un tentativo, no? C'è l'associazione Noi Siamo il Campobasso che ha raccolto dei fondi. Sì, beh, tutto quello che ha suggerito l'ospite di Isernia. Peppino Visco, che Peppino è un Visco, nostro grande, sì, amico. Sì. Io non ho il piacere di conoscerlo personalmente. Sono delle iniziative che da un punto di vista concettuale sono molto molto apprezzabili, però dopo quando le vai a mettere in atto, come sta dicendo Mario, stringi rimane ben poco. Noi siamo il Campobasso, c'era una proposta identica, ha raccolto 35.000 euro fino a settembre, quello che ricordo io, quindi non cifre grandissime. A Campobasso ci sono circa 60.000 persone, se ogni persona avesse messo un euro ci sarebbero stati 60.000 euro, sono stati raccolti circa la metà. Voglio dire, Peppino dice proprio questo, dice ci vorrebbe questa sorta di buona volontà.
Ma c'è la sensibilizzazione. Tutti, no? La sensibilizzazione è a tutti, però non tutti amano il calcio, anche qui in questo studio, poi alla fine siamo due amanti del calcio e due amanti dei go-kart. Loro l'euro lo mettono per girare con il go-kart, noi probabilmente lo potremmo mettere per aiutare il campo basso. Va bene, senti, hai visto qualche messaggio, volevi dire? Volevo ricordare un risultato, Brescia sta vincendo per 1-0 contro la Ternana, poi sì, sono passati vari messaggi, tra l'altro ce n'è uno dove appunto dice che a Lucera sta accadendo qualcosa perché sono arrivati anche i carabinieri e la polizia, forse a quanto pare la terna arbitrale è ancora chiusa negli spogliatoi. Quindi volevamo Lucera sapere... dove ha giocato Gioventù da una riccia, mi sembra. Sì. Ma noi abbiamo anche il servizio, fra poco dovremmo avere... Un post gara agitato, però noi dovremmo avere anche il servizio. Ci abbiamo mandato Brunali, che però è tornato, quindi evidentemente noi riceviamo questo messaggio, ma non abbiamo il dono dell'ubiquità, non siamo in questo momento a Lucera per poterlo testimoniare di persona. Insomma, non stiamo vedendo quello che sta accadendo a Lucera. Quindi lo prendiamo per buono, così come abbiamo preso per buono, cioè passiamo tutte le informazioni che ci arrivano durante queste due ore e mezza di trasmissione. Allora, andiamo, Luigi, tu ci avevi quale episodio? Il secondo? Sì, il campo basso, abbiamo tutti i gol, possiamo decidere, possiamo andare a rivedere il secondo gol, perché diciamo se in occasione abbiamo lasciato un po' il beneficio di inventario, in questa occasione sicuramente la responsabilità è quasi interamente da adibire a Maggi, perché vedete c'è questo scarico da parte di un giocatore della Fermana, la sfera che arriva proprio al giocatore in maglia giallo-blu Cossu, vedete il tiro che è sicuramente forte, è sicuramente teso la sua terra, ma qui Maggi sbaglia completamente il tempo dell'intervento, perché proprio non sono un esperto, voglio dire, di portieri, però penso che stilisticamente non si sia mosso bene, perché è andato un po' con i piedi, non si è abbassato a prendere il pallone, e questo sicuramente è un errore abbastanza grave, e questo poi è stato il 2-0, dunque da qui poi la gara ha preso quella piega, è stato un gol abbastanza compromettente. Va bene, allora andiamo, dunque vorrei far partire da Marco Somma questa volta. Marco, errore, insomma, credo, del portiere, la palla gli è passata in mezzo alle gambe. Sì, errore madornale, sul primo gol ci potevamo, diciamo, potevamo tirare su un sospiro di sollievo, invece sul secondo c'è un errore grossolano dell'estremo difensore del campo basso, un pallone che mi innocuo e lui ha bucato clamorosamente. Capobasso poi ha perso per 4-0, ma i primi due gol sono stati fondamentali e Maggi ci ha messo del suo. Giovanni Guglielmi? Sì, qui ha proprio sbagliato il portiere nell'intervento. L'intervento addirittura si butta sulla sua parte destra con i piedi e col corpo sulla parte destra. Casomai è il contrario, buttarsi sulla parte sinistra, che lo poteva prendere con le mani oppure con il corpo, quindi è proprio un errore madornale. Errore clamoroso. Maria Antonietta Tortola? Sì, io penso che ci sia l'errore di Maggi, ma vedo anche la difesa non lo ha aiutato, insomma, onestamente, né al primo né al secondo gol, né a questo secondo gol. Va bene, andiamo con Peppino Viscovo. Peppino? Io prima di dire, poi ho detto il portiere che ha sbagliato effettivamente. Vabbè, sei visto, dai. Sei stato in ritardo. Volevo, sì, si è visto, abbiamo tutti. Volevo dire al dottore Di Ciocco che... Del Cioppo, del Cioppo. Tutti quanti vanno aiutati, non solo il calcio. Del Ciocco, chiedo venia, e quando prima ci conosceremo, perché verrò anche a Campobasso. Lo aiuto allo sport in generale, come io mi sono adoperato per delle squadre piccole, era globalizzare questi euro al giorno attraverso l'operato di un notaio. Addirittura io a Isernia ho fatto, non è un gioco di parole, il bidone per lo sport, un fusto da 2 quintali, ogni cliente metteva 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, e si sono raccolti i soldi, e così ho dato una mano. Va bene,
Va bene Peppino, va bene Peppino. Se mi mettete in video, Peppino, io ti volevo solo dire che cioè, nessuno ha criticato la tua proposta. Lui ha soltanto detto, il dottor Del Cioppo, ha detto soltanto che a Campobasso sono stati raccolti 35.000 euro. Anche qui c'è il notaio, esattamente il notaio Eliodoro Giordano, che tra l'altro è un nostro grande amico. Sì. Però, insomma, purtroppo sono proposte che non vengono raccolte proprio da tutti. Io lo so, tu sei una persona speciale, perché insomma io ti conosco bene, però magari fossero tutti come te, insomma, questo in sostanza quello che voleva dire anche Vittorio. Allora, Antonello, errore del portiere, no? Grazie. Un bel diagonale comunque del giocatore, però fondamentalmente c'è stato l'errore del portiere. Se vai per colpirlo ti passa tra le gambe, Massimo. Sì, la stessa cosa. Se tu la curva non la vedi e vai dritto, voglio dire, a parte che ti fai male o no? Male non tanto. Non, meno no, male, perché stavo già in pensiero. Non c'è pericolo sul kart. Non c'è pericolo, meno c'è male, pericolo. Perché già stavo in pensiero per tutte e due io, perché insomma adesso che ci siamo conosciuti magari vi verrò anche a vedere una volta. Perché Vittorio, no, grazie. Errore clamoroso. Errore clamoroso del portiere, però prima stavo parlando con Mario e probabilmente c'è un tocco del difensore, perché mi sembra alquanto impossibile che il portiere si butta a destra e il pallone va a sinistra. È vero che c'è una colpa del portiere. Ma il difensore di chi, Vittorio? Questo è il tiro. Aspetta, non vedo, eccolo là, il numero 3, eccolo là, guarda, può aver, aspetta, non è che l'ha toccato, però mi sembra strano che un portiere a questo livello, con una palla che va da una parte, lui si butta a destra e il pallone arriva a sinistra. E poi si è fatto fare il gol sul suo palo. Insomma, non è l'ultima arrivata, è uno che il portiere lo fa, gli è andato in mezzo le gambe. Tu dici è grave, è grave. È grave comunque. Grave. Mario, ma che succede? Tu che hai fatto il portiere non so quanti anni fa. Ma è un gol da non prendere, basta. Se fai col piede lo devi prendere. Anche perché poi a calciardo all'angolo dell'area di rigore, che facendo sono 25 metri, con un tiro che anche questo rimbalza quattro volte a terra, 1, 2, 3, 4, 5, è impossibile. Non si prende, vabbè, siamo tutti d'accordo. Allora, mi è passato un messaggio, i carabinieri e la polizia hanno fatto ordine pubblico da richiesta come partita di calcio e stanno passando dei messaggi su questa storia di Lucera, tra partita tra Gioventù Down e Riccia, e evidentemente noi dobbiamo stare a quello che è anche il servizio. Anzi, Luigi, per cortesia, vedi anche di attivarti per questo servizio e magari informati un attimo anche con Francesco Brunale, che era lì, che cosa ha visto, perché visto che c'eravamo anche noi con le nostre telecamere, a meno che i fatti non siano successi dopo, insomma. Però, ripeto, passano i messaggi, ma noi non abbiamo il dono dell'ubiquità, per cui non possiamo in questo momento emettere nessun tipo di giudizio. Allora, una cosa possiamo farla invece è vedere il servizio tra Gambatese e Fornelli, vero Annalisa? Direttore, match terminato con un risultato di 2-1 e abbiamo il servizio di Dolores Carandella. Al Venditti di Gambatesa i padroni di casa battono per 2-1 il Fornelli in una partita tirata fino alla fine. Passando alla cronaca, partono meglio gli ospiti che già al quarto minuto di gioco vanno vicino al vantaggio con Russo che vede Capobianco fuori dai pali e prova a beffarlo con un tiro da distanza siderale, ma la palla finisce di poco alta sulla traversa. Il gol arriva al 14esimo con Zaccaro che insacca il pallone proveniente da un cross dalla sinistra di Cirillo. Al 23esimo si vedono i padroni di casa che reagiscono con Del Re che serve Polsella in contropiede con il 9 che rientra sul sinistro e prova la conclusione che però termina alta. Il pareggio arriva con Del Re che, lanciato da Bianco, resiste ad una carica e batte Giuliano in uscita. Dopo soli due minuti avrebbe l'opportunità di portarsi in vantaggio sempre con Del Re che da dentro l'area di rigore questa volta manda di poco sul fondo. Al 42esimo il Fornelli si rimette in mostra ancora con Zaccaro che prova la conclusione ma Capobianco è pronto a parare.
Al 44esimo proteste del Fornelli, Salcuni prova la conclusione dal limite, Capobianco non trattiene con Zaccaro che arriva per primo ma non riesce a ribadire in rete chiedendo una spinta alle spalle e quindi il rigore che l'arbitro De Santis di Campobasso non concede. Con le immagini montate da Mario Pece passiamo alla ripresa dove è sempre il Fornelli a fare la partita nei primi minuti e al primo prova la conclusione ma Capobianco riesce a parare. Al 15esimo Conte ci prova direttamente da calcio di punizione ma Giuliano si distende e devia il calcio d'angolo. Dal corner Polzella scambia con Del Re con il numero 9 che crossa sul secondo palo dove Bianco tutto solo mette sul fondo col colpo di testa facile facile. Al 25esimo Russo si divora il gol del vantaggio, Zaccaro crossa dalla sinistra, Russo colpisce di testa, a botta sicura, ma Capobianco si supera e con una mano devia sulla traversa. Al 37esimo è il Gampatesa a realizzare il gol che decide la partita. Federico Di Lallo batte un calcio d'angolo, palla a Tosques appena entrato in campo, che la rimette al centro dove Del Re, ben piazzato, sigla la sua doppietta personale. Dopo 7 minuti di recupero, De Santis di Campobasso sancisce il finale. Gambatesa batte Fornelli 2-1. Una vittoria che fa dimenticare al Gambatesa l'amara sconfitta col Vasto Girardi e domenica prossima la partita contro la capolista Isernia. Per il Fornelli invece passo indietro dopo un buon pareggio casalingo contro il Vasto Girardi e fra 7 giorni scontro in casa con la Gioventù Dauna. Va bene, questa è la vittoria del Gambatesa sul Fornelli. Qui abbiamo le pagelle, Annalisa. Sì, direttore, abbiamo entrambe le pagelle. Partiamo da quella del Gambatesa. La pagella, in collaborazione con... Centro Estetica e Benessere Elena. Luce pulsata per depilazione definitiva. A Larino. Info 0874 823086. Capobianco 7, Genovese 6, Florio 6,5, Di Lallo Federico 6, Conte 6, Di Lallo Luigi 6, Del Re 8, Morrone 6,5, Polzella 6,5, Bianco 6, Russo 6,5 e sono entrati Tosques con 6,5, Pellegrino 6 e Diorio senza voto. Ed ora possiamo vedere anche la pagella del Fornelli. La pagella, in collaborazione con Vittorio Ionata, lavori di tinteggiatura, cartongesso, lavorazioni per attività commerciali, bar, ristoranti, Fornelli, info 347-5202-867. Giuliano 6,5, Pirone 5,5, Granatiero 6, Testa 6, Vitulano 5,5, Cirillo 6,5, Zaccaro anche 6,5, Salcuni 5, Russo 5, Castaldi 6, De Clemente 6 e sono entrati Corcione, Visco e De Vito, tutti senza voto. Mario Rente, deciso tutto in eccellenza. Beh, col risultato di oggi l'Isernia penso che abbia messo un'ipoteca sul campionato, anche se ha ancora i due scontri diretti da giocare, il recupero di Vasto Girardo e la partita di ritorno con la Daunia in casa, la quale Daunia nel girone d'andata aveva fatto veramente sfracelli e nel girone di ritorno si è giocato tutto quello che aveva guadagnato all'andata, anche se da notizie avute ha perso anche qualche giocatore importante lì davanti che gli permetteva di fare la differenza. Questi incidenti, o pseudo, non lo sappiamo ancora, sono dovuti chiaramente agli ultimi risultati, che loro si sentono un po' defraudati di questa situazione che gli arbitri ce l'hanno con il Monti Dauni. Ma al girone d'andata gli arbitri non ce l'avevano con il Monti Dauni. Il problema è loro, perché se tu perdi dei giocatori importanti per infortunio o per squalifica, è chiaro che poi il rendimento della squadra non può essere quello della prima parte del campionato. Come per esempio, io ho una mia opinione personale, non avrei mai concesso al Monti Dauni di giocare a Lucera. È stato un errore delle società prima che gli hanno dato concesso l'autorizzazione e anche della nostra federazione, perché non doveva permettere
al Mondidauni di giocare le partite a Lucera, in un centro molto importante della Puglia, il quale i proprietari non sono nemmeno di Lucera, sono di Cerignola, ed è diventata tutta una baraonda che chiaramente giocare in Puglia è forse molto peggio di giocare in Campania. Questo è un avviso per il futuro che faccio agli amici della Federazione e anche alle nostre società, perché noi siamo disponibili a tutto. Abbiamo dato l'autorizzazione a giocare a Lucera e, se non sbaglio, c'è stata una sola società che non ha dato l'autorizzazione, pertanto 14 società hanno dato l'autorizzazione. E poi si lamentano. E poi si lamentano pure. Questo vuol dire che chiaramente... Hai fatto bene a dirlo. Ma io non ho pelo sulla lingua. Se devo dire una cosa la dico, perché da uomo di calcio so le cose come vanno. E a un certo punto, se questi vincono il campionato, che lo possono ancora vincere, è un'altra squadra che noi perderemo, perché poi farà la fine del San Giorgio Chieuti, se non so se vi ricordate, di anni fa, lo spareggio col Trivento. Vince lo spareggio e andò a fare poi l'interregionale con la Puglia, chiaramente, e poi è sparito anche il San Giorgio Chieuti. Va bene, allora è una vediamo. Cosa che dovevo dire, l'ho detta senza pelle sulla lingua. Va bene, ci mancherebbe altro. Allora, abbiamo proprio il servizio tra Gioventù Tauri e Riccia. Sì, direttore, partita terminata 1-1 per noi, Francesco Brunale. Termina 1-1 l'incontro tra la Gioventù Polisportiva Calcio Dauna e il Riccia, un punto che in pratica significa abbandono dei sogni di gloria per la formazione pugliese, che viene fermato da un Riccia ordinato che ha rischiato di portare a casa i tre punti. Una partita piena di contestazioni, soprattutto per la squadra di casa, che recrimina contro l'arbitraggio. Nel primo tempo non c'è molto da raccontare, al nono Galetti si lancia in avanti, ma è bravissimo Paolo Antonio a chiudere e a salvare una situazione molto difficile. Al 21esimo viene fischiato un offside a Russo, il direttore di gara però segnala il movimento in fuorigioco di Galetti e qui si scatenano le proteste. Poco dopo c'è un contatto in area di rigore, va giù Dragos, ma il direttore di gara lascia correre. Al 23esimo si vede per la prima volta il Riccia con Vinciguerra, il cui tiro termina fuori. Al 32esimo e al 34esimo ci sono due calci di punizione e due grandissime parate di Nunziata. Al 32esimo mancino di Schirone e miracolo del portiere ospite. Al 34esimo si ripete l'ex Campobasso sul calcio di punizione di Pasquariello. Nella ripresa al primo segnale lo dà il Riccia, il nuovo entrato Jallov sbaglia lo stop su un suggerimento di Vinciguerra e Di Candia può uscire con i piedi. Al 20esimo arriva il gol del vantaggio della formazione in maglia rossa. Vinciguerra lancia Jallov che scatta in presunta posizione di fuorigioco, il colored si presenta solo davanti al portiere, tiro e gol. Proteste incredibili del pubblico e della squadra di casa per questo gol. Al 23esimo la replica dei padroni di casa con un calcio d'angolo di Schirone, colpo di testa di Piscopo e palla che va di poco fuori. Al 28esimo Schirone entra, tiro di Piscopo, c'è un rimpallo, poi l'azione prosegue, rovesciata di Russo ed è Nunziata molto bravo a prendere il pallone in presa. Poco dopo viene espulso Vairo e la squadra di casa rimane in 10 uomini. Al 35esimo il Riccia potrebbe chiudere la partita con Jallov che serve Ponta Landolfo, tiro e parata del portiere. Poco dopo Morante c'ha l'occasione buona per fare il 2-0, ma ancora una volta Di Candia si salva. Al 38esimo punizione dal limite di Schirone, palla che sorvola di poco la traversa con Nunziata che non avrebbe potuto far nulla. Al 39esimo secondo cartellino giallo rimediato da Pugliese per simulazione e addirittura il team di mister Cincione rimane in 9 contro 11. Comunque il pareggio c'è ed è servito al minuto 41, cross di Schirone, mischia in area e Piscopo con una bella zampata riesce a battere Nunziata. Al 44esimo altre proteste con un gol annullato a Piscopo per un presunto fallo di mano e nuove proteste per tutto il pubblico di Lucera che è inviperito contro il direttore di gara che è il signor Notarangelo di Cassino. L'ultima chance nel recupero però ce l'ha il Riccia con Del Zingaro che impegna Di Candia. Finisce 1-1 per il Riccia, un buon punto per la squadra di casa, invece i sogni di gloria vanno ad finire proprio con questo pareggio. Allora, questo è il servizio, è successo francamente di tutto. L'arbitro era il signor Notarangelo, perché me l'hanno comunicato, non ho capito di dove. Di Cassino, perfetto. Allora, Di Cassino lo annotiamo, e perché poi vedremo anche parecchi episodi, francamente non mi hanno convinto. Sinceramente, insomma, ho visto parecchie cose a scapito della Gioventù Dauna, devo dirlo.
perché noi, come hai detto tu giustamente prima, non abbiamo peli sulla lingua e non ne abbiamo nemmeno quando vediamo delle palesi ingiustizie, come per esempio il gol del Rich, per me era palesemente in fuorigioco. Però insomma poi lo vedremo meglio, perché abbiamo delle trasmissioni, facciamo le moviole eccetera. Adesso parliamo, vedremo un solo episodio stasera, perché questa è una trasmissione in cui non possiamo dedicare tutto al touchscreen. Però vediamo prima le pagelle. Direttore, partiamo dalla pagella della Gioventù Dauna. La pagella, in collaborazione con Centro Benessere Body Evolution, a Ferrazzano, presso il centro commerciale Arcobaleno. Info 0874 97 610. Prenota il tuo check-up gratuito. Laser diodo per dire addio ai peli superflui. Dicandia 6,5, Caruso 6, Schirone 7, Ciccarelli 6, Vairo 6, Caldarola 6, Pugliese 5, Dragos 7, Galetti 6,5, Pasquariello 8, Russo 6 e sono entrati Camano con 6 e Piscopo 7. Ed ora possiamo vedere anche la pagella del Riccia. La pagella in collaborazione con Moffa Turismo e Servizi, vendita e cambio gomme, officina meccanica per auto e mezzi pesanti, esperienza e professionalità a Riccia. Nunziata 7, Ciccotelli 6, Manocchio 6, Paolo Antonio 7, Mobilia 6, De Simone 6, Ponte Landolfo 6, Di Criscio 6, Del Zingaro 5,5, Vinci Guerra 6, Colacrai 5 e sono entrati Morante con 6, Yellow 7 e Carolla senza voto. Va bene, poi andiamo a vedere, aspettando questo episodio, ne volevo vedere magari un paio, perché il fuorigioco, insomma, non penso che ci sia molto da chiedere ai nostri ospiti, ma soprattutto il gol annullato che valeva il 2-1 per la Gioventù Dauna, quello lo possiamo vedere al nostro touchscreen, però intanto il Toro, è vero Annalisa, ha perso 2-1 a Serra Capriola. Sì, ha vinto la Frentania contro il Toro e qui possiamo vedere direttamente la pagella del Toro. La pagella, in collaborazione con Molise Distributori Automatici Saeco, installazione e manutenzione di Franco Longo, telefono 368 34 80 049. Bova 6,5, Ferro 5,5, Santoro 5,5, Guglielmi 6, Ruggero 6,5, Barletta 6, Vena 5,5, Di Domenico anche 5,5, Longo Gianfranco 6,5, Petrella 6, Venditti 5,5 e sono entrati Ferrara con 6, Longo Fabio 5,5 e Caruso 6. Direttore, per questa partita abbiamo anche i marcatori, per la Frentania ha segnato Corroppoli e Polenta, mentre per il Toro ha segnato Longo Gianfranco. Va bene, abbiamo invece un altro servizio del campionato di promozione, il Macchia di Isernia, che va veramente come una scheggia, ha battuto il Torre Magliano 3-0. Vediamo il servizio. Il Macchia di Isernia rifila 3 gol al Torre Magliano. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo non molto entusiasmante. Il primo tentativo lo registriamo al 7° minuto, cross di Miele colpisce di testa Mancini e palla alta sulla traversa. Sul capovolgimento di fronte Carnevale scivola, tenta di approfittarne Fanir, ma la palla termina a lato. Aspettiamo il 26° per un altro tentativo dei locali, assist di Giordano e palla tra le braccia di Coccia. Al 42° sono gli ospiti a farsi pericolosi, ancora un errore dei biancocelesti con Cerasuolo che scivolando perde palla. Recupera Pizzuto che va a servire Alfio, ma la sua conclusione è di poco alta. Con il risultato inchiodato sullo 0-0 termina la prima frazione di gioco e con le immagini di Giancarlo Bustelli siamo alla ripresa ed annotiamo subito questo fallo su Giordano, ma il signor Dorio della sezione di Termoli giudica tutto regolare. Stesso episodio si ripete all'11°. Zeffipo a terra Mancini, questa volta il direttore di gara indica il dischetto ed Antinone trasforma per l'1-0 di casa. Arrivati al 23°, una bella occasione per il Macchia per mettere al sicuro il risultato. Inno serve Giordano che va alla conclusione, ma Coccia para. Superiamo di poco la mezz'ora, angolo di Cifelli, colpo di testa di Mancini ed ecco il 2-0 per il Macchia. Al 40° registriamo l'espulsione di Pizzuto per gli ospiti per proteste all'indirizzo del direttore di gara.
Proprio al 45esimo ecco che il Macchia chiude il match con il gol di Inno. Il Macchia continua così il suo cammino positivo, portandosi ad un punto dalla vetta. Il servizio della Macchia di Senna, che come dicevo va veramente come un treno. In questo campionato abbiamo la pagella del Macchia. Annalisa. Vediamo insieme. Pagella. La pagella, in collaborazione con Assicurazioni Generali Lloyd Italico. Agente generale Mario Mariani. Via 24 Maggio, Isernia. Info 0865 41 34 66. Miele Simone 6,5, Cerasuolo 6,5, Cifelli 6,5, Miele Angelo 7, Carnevale 6,5, Succi 6,5, anche per Di Pilla 6,5, Antinone 7, Mancini 7, Giordano 6,5, Bianco 6,5 e sono entrati Inno e Del Riccio, entrambi con 6,5. Poi si è giocato lo scontro al vertice tra Pietramonte Corvino e Campo di Pietra, ha vinto il Pietramonte Corvino 1-0. Qui abbiamo la pagella del Campo di Pietra, no? Sì, la vediamo insieme. La pagella, in collaborazione con Parafarmacia De Socio, centro commerciale M2, per la tua salute, per il tuo benessere, per ogni esigenza sanitaria. Mattilli 6,5, De Pasquale 7, Bredice 7, Lombardi 7, Marro 7, Tripodi 7, 7 anche per Fratangelo e Borrelli, Minicucci 6,5, Cefaratti 7, Izzi 6,5 e sono entrati con 6,5 Meo, Cretella e Magnotta. Va bene, direttore, abbiamo anche i marcatori. Sì, chi ha segnato? Per il Pietramonte Corvino ha segnato D'Amore. D'Amore, va bene. Allora Luigi, che vediamo? Sì, prima di far vedere l'episodio volevo dirvi che durante la partita c'è stato qualche problema, dunque si parla anche di una possibile, insomma, tafferuglio con la terna arbitrale, qualche problema c'è stato con la terna arbitrale per quel che riguarda il Riccia, devo dire sono tutti rientrati almeno come mi hanno detto, quindi non ci sono stati problemi rilevanti nel post gara, mentre poi vedremo in settimana se ci sarà qualcosina in più da questo punto di vista. Vi faccio vedere subito velocemente i due episodi. Questo è il primo, vedete sul taglio di Vinci Guerra, qui devo dire che l'assistente, insomma, che è sotto la postazione qui sotto le panchine, deve aver preso effettivamente un grandissimo abbaglio, davvero abbastanza clamoroso, perché la posizione si commenta assolutamente da sola. No, fermate un attimo, perché volevo dire questo. Quello che posso chiedere ai nostri ospiti è soltanto questo: se dormiva l'assistente. Sicuramente. Eh? Sicuramente. Dormiva, vero Massimo? Sì, sì, dormiva. Poi davanti a lui. Anche perché tu sta qua sotto, sì, l'assistente. Sì, sì, sì. Cioè deve stare in linea proprio qui, dove sta la telecamera. Era proprio assente, oggi non c'era proprio l'assistente. Non c'era, dormiva. Mantonello dormiva, Vittorio stava del Ciò. Stava telefonando mentre dormiva. Stava telefonando, chiamato. A Mario non glielo chiedo nemmeno, perché per Mario Oriente è offensiva una domanda del genere. Lo chiedo a Giovanni Guglielmi. Dormiva Giovanni, no? Sì, secondo me russava più che dormire, era sonno profondo. Va bene, russava proprio di quelli, è vero Peppino, proprio come se si addormenta diciamo un ippopotamo che di solito russa molto quando... Pensava d'altro, chissà. Pensava d'altro, aveva la fidanzata che doveva tornare a casa. Io perché quando... là veramente è da denuncia, perché stai lì, voglio dire, come fai a non vedere che Iello è in fuori gioco? Penso che l'hanno detto anche i dirigenti del Riccia, che li conosco, è gente sportiva. Allora, poi invece l'episodio contestato di più è stato il 2-1, no? È quello che poi insomma ha dato in là quella serie di parapiglia finale. Vi dicevo, c'è questo pallone che arriva al centro, c'è Piscopo, l'attaccante del Montidauni, e Mobilia, il difensore dell'Olimpia Riccia. Siamo al limite dell'area, c'è questo contrasto, poi Piscopo va a realizzare, ma vi voglio far vedere, perché si vede benissimo la dinamica da parte del direttore di gara, che come vedete c'è il contrasto, vedete, va per metter mano al fischietto, eccolo qui, arriva il momento, ecco qui, prima che Piscopo
va a calciare, va a ravvisare il fallo in favore del Riccia. Un fallo di mano, il contrasto c'è, però devo dire che sembra esserci un braccio largo da parte dell'attaccante della Gioventù Calciodauna, vedete, perché va nel contrasto con Mobilia. In questo momento sembra esserci proprio un braccio largo, prima ancora del contrasto con Mobilia, e poi vedete il direttore di gara che ha annullato prima che l'attaccante tirasse in porta. Vi lascio a voi il commento. Mario, da annullare? E se l'arbitro fischia prima, chiaramente il gol non è valido, non è normale. Vabbè, ma l'arbitro però lì c'è un contrasto, a pochi minuti dal termine l'arbitro ha fischiato e l'intervento del giocatore che voleva liberarsi sicuramente con forza dall'avversario, l'arbitro ha fischiato nettamente prima che il calciatore calciasse. Sì, ma il fallo secondo te? Ci sta. Vittorio? D'accordo con Mario, 100%. C'è il fallo? Fallo, Massimo? D'accordo pure io. Pure tu, c'è il fallo. Sì. Che fallo c'è? È fallo di mano. Fallo di mano. Antonello? Sì, sono d'accordo, il fallo di mano c'è, anche se durante l'azione è un po' concitata, però la regola del calcio dice che col braccio staccato dal corpo è calcio di rigore. È calcio di rigore. Quindi Antonello non è che non ci capisce di calcio, perché il braccio staccato dal corpo... Aspetta, non è calcio di rigore, è punizione... Punizione contraria. No, vabbè, no, però lui voleva dire, se il braccio è staccato dal corpo, comunque, no, voglio dire, se è in aria lo commette il difensore, è calcio di rigore. Chiaramente se lo commette fuori area, l'attaccante, l'arbitro ha interrotto il gioco. Peppino Viscovo, per te è da interrompere, da annullare? Indubbiamente, è evidente, sì, è da annullare, è proprio evidente, ovviamente. Maria Antonietta Tortola? Ma io me ne vado per intuito, nel senso che vedo solo il braccio largo, quindi non posso dire di vedere il fallo, assolutamente. Giovanni Guglielmi? L'arbitro era ben posizionato, quindi se l'ha preso con la mano ci sta tutto il calcio di punizione. Marco Somma? Sì, chiara irregolarità dell'attaccante, quindi il 2-1 è giusto annullarlo. Vabbè, io vi invidio, perché sinceramente me la rimetti un po' quell'azione. Io francamente tutto questo fallo di mano, questo braccio aperto, non lo vedo, però io sono anziano. Voglio dire, faccio ammenda che sono anziano, cioè che l'arbitro fischi è un dato di fatto, che però qui si vede il giocatore che la prende con il braccio, io francamente non lo vedo, però vi invidio perché siete tutti più giovani di me, Annalisa. Ma oltre al presunto... Facciamolo dire prima Annalisa, sennò questa poi dopo mi dice ma perché non me l'hai fatto dire? Da così sullo schermo non riesco a valutare realmente se l'arbitro sicuramente era in una condizione più favorevole rispetto a noi, quindi si è deciso così. Ma pure il guardalino era in una posizione più favorevole rispetto a noi. Sicuramente. E russava, come ha detto, è russava. Veloce Mario, che devo dare la pubblicità. No, stavo dicendo che l'arbitro sta giusto a 5 metri e pertanto penso che abbia... Ma il guardalino prima a quanti metri sta? Ma il guardialino è il guardialino, l'arbitro è arbitro. No, c'è una bella differenza. Sai, non è che se l'arbitro fischia, non è vero con la storia di Bosco, se arbitro fischia è rigore, perché spesso arbitro fischia e non lo so che ha fischiato. Va bene, ci fermiamo, due minuti. Sì, un'altra breve pubblicità e torniamo insieme così vediamo gli ultimi servizi. A tra poco. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro. La gelateria di Gelindo, la dolce tradizione artigiana della pasticceria, dei semifreddi, dei gelati più genuini ed invitanti. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Vuoi una forma di energia che ti faccia risparmiare?
Cesar. Una casa calda e accogliente. Una casa tecnologica e innovativa. Una casa bella. Una casa Cesar. Ti aspetta a Frosolone, in contrada Colle Carrise 91A e a Ripali Mosani, in contrada Taverna del Cortile 5. Autoricambi Viscovo vince nel risparmio. Kit dischi e pastiglie freno a partire da 28 euro. Viscovo vince nello sport. Sponsor ufficiale Globo Basket Isernia. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere. Domenica Sport. Allora, torniamo in diretta. Allora, Real Prata, Castelmauro, Annalisa, hanno pareggiato 2-2. Sì, addirittura, hanno pareggiato 2-2, vediamo la pagella del Castelmauro. La pagella, in collaborazione con Bar della Posta, aperitivi con stuzzicheria, colazione con pasticceria, a Termoli, in via Mario Milano. L'Abate 6, D'Angelo 4, Palazzo 5, Di Nuoscio 6 e mezzo, Ruffini 7, Antenucci 6 e mezzo, Calluro 6, Di Paolo 6, Dionisio 7, Coppola 8, Trolio 7, D'Entrato, Pannicciari senza voto. Abbiamo anche i marcatori, direttore, per il Castelmauro ha segnato Coppola con doppietta, mentre per il Real Prata ha segnato D'Angelo e Fetta. Va bene, allora, poi tra poco Luigi ci farà vedere, ce la puoi già far vedere? Perché Mario Oriente mi chiedeva una verifica, perché sul fuorigioco del gol del Riccia, di Ello, sì. Mario mi diceva se si poteva tracciare una linea. Ma ovviamente una linea la possiamo tracciare tenendo in considerazione l'ultimo uomo, vedete, questo della Gioventù Calcio Dauna, però dobbiamo tener conto che non siamo completamente in linea, anche se c'è una serie insomma, di attendibilità da questo punto di vista. Sapete che con le linee c'è stata anche una polemica ieri tra Milan e Juventus proprio sul gol di Tevez. Però voglio dire, l'unico uomo che può tenere in gioco Giallo è questo qui, proprio sotto la nostra postazione. Perché gli altri in profondità abbiamo come, abbiamo come riferimento il cerchio del centrocampo, voglio dire. E se andiamo anche per intuizione, si vede nettamente che Giallo è ben al di là di questi uomini, sicuramente non l'ultimo, sicuramente non questo centrale, a questo punto voglio dire chi l'avrebbe dovuto tenere in gioco risulta difficile dirlo, l'ultimo mi sembra assolutamente mal posizionato. Va bene, è chiarito con questa linea tracciata. Mi dicevano prima, è passato un messaggio, però voi vedete le nostre trasmissioni sono sempre cioè, veramente piene zeppe di episodi, di gente, per esempio noi abbiamo... Però tra poco vedremo il servizio, quindi potremo verificare anche questo. Annoto una protesta da parte del San Martino, del mio amico Maurizio Santoianni, che è il presidente del San Martino, il quale, io lo conosco, persona seria, insomma questo lo posso mettere per iscritto, il quale dice anche oggi sono stati trattati male dagli episodi arbitrali. Dunque, perché in sostanza dice che non c'era nemmeno una linea tracciata sul campo a causa del fango. Noi tra l'altro questo servizio tra poco lo avremo, dovremmo averlo, quindi potremo verificare, però io annoto anche questa protesta civile da parte del presidente del San Martino in Pensilis. Sì. Anche un messaggio, a quanto pare sono state bucate anche 3 ruote all'auto dell'arbitro. Questo è quello che sono tutte cose, sono tutte cose. Se ce le mandate queste cose, però ripeto, su questo io le riferisco come ho riferito la protesta del presidente del San Martino, però insomma sono cose che stanno accadendo a 70 km da qua, quindi noi non le abbiamo viste. Passano i messaggi, noi passiamo i messaggi così come passiamo, avevo passato il comunicato del presidente del Termoli, del presidente del San Martino e via dicendo.
Stavo dicendo che prima è passato un messaggio, questo adesso non mi dimenticavo ancora adesso, una nota per il pubblico rosso-blu, ma non una nota, 10 note, perché andare a Fermo a 300 km da Campobasso, in 150 a seguire il Campobasso, veramente è una cosa, secondo me, fuori di ogni previsione. Quindi complimenti vivissimi a tutti quelli che si sono messi in viaggio per Fermo. Purtroppo non è arrivato un risultato favorevole. Per quel che riguarda il calcio a 5, Annalisa, Liserni, vero, battuto sì, il Putignano. Abbiamo il servizio di Pierpaolo Amodei. Vediamo. Torna finalmente al successo Liserni a calcio a 5, che al Palafraraccio rifila un sonoro 7-1 al malcapitato Putignano, sempre più impiantato nell'ultima posizione in classifica con soli 3 punti. Vittoria più che meritata per i ragazzi di mister Cataneo, che hanno tenuto a pugno stretto il pallino del gioco per tutta la partita, senza mai subire troppo le iniziative offensive degli avversari. I biancocelesti salgono così a quota 26 punti e nel prossimo turno sono attesi da una sfida molto affascinante in chiave playoff in casa del Futsal Barletta. D'altro canto, ennesima pesante sconfitta per il Putignano, squadra davvero molto giovane e inesperta per la categoria, che alla prossima ospiterà il Modugno, con l'intento di recuperare terreno sui diretti avversari per abbandonare al più presto l'ultima posizione in graduatoria. Riguardo al match, riviviamo le emozioni. Molto concitato questo possesso palla per gli uomini di mister Cataneo, che non riescono a trovare i varchi giusti. Attenzione a Nerin, l'assist per Laurenza, il vantaggio dell'Isernia. Salvatore Laurenza, il condottiero, va subito a sbloccare la partita. Recupera il pallone Nerin, attenzione Nerin, le finte. Ancora il tiburon, si allunga troppo il pallone, calcio di rigore. Lo sguardo di Laurenza verso la porta, parte con il destro e il raddoppio dell'Isernia. Doppietta personale per Salvatore Laurenza. Sempre propiziato da un fallo su Nerin, vediamolo Nerin, il sinistro e subito il 3-0 per l'Isernia. Va a mettere la firma anche lui sull'incontro, il tiburon, il cartellone degli sponsor. Attenzione Santella, e sono 4-0 per l'Isernia. Ma Gian Andrea ha recuperato però il pallone, il destro di Gian Andrea, il 4-1, accorcia le distanze il Putignano, un destro secco da distanza proibitiva. Attenzione Nerin, maradoneggia un po', Lemme, il destro, e il 5-1, 5-1 per l'Isernia. Anche Daniel Lemme va a scrivere il proprio nome sul taccuino dei marcatori. Lemme in orizzontale per Oriente, e sono 6-1, Luca Oriente, che adesso, attenzione, va a siglare anche il 7-1, Luca Oriente, doppietta personale per lui. Termina qui la partita, 7-1 in favore dell'Isernia. Ritorna al successo la formazione di mister Cataneo, contava solo quello ormai, tornare alla vittoria. Bene, abbiamo visto il servizio 7-1, ha vinto l'Isernia del nostro amico, dei nostri amici Antonio e Mario Jonata dell'Hotel Europa. Dovremmo avere sì, anche il risultato. Direttore, Ternana Brescia, partita terminata con il risultato di 2-1 per la Ternana, segnato Avenatti e Ceravolo, mentre per il Brescia Sesto. Va bene, la partita che dovremmo, non so se ce la facciamo a mettere in onda prima che si concluderà la trasmissione, evidentemente abbiamo avuto dei problemi al montaggio, tra Spinetta e San Martino è finita 3-3. Vediamo le pagelle intanto. Sì, vediamo la pagella dello Spinetta. La pagella, in collaborazione con... La qualità offerta da MG Arredamenti conquista proprio tutti. Nel nuovo showroom di Boiano in via di Biase, cucine, camere, salotti, camerette, soggiorni e complementi d'arredo delle migliori marche. 6 Sedile, 6 Bucci, 6 Polzella, 6,5 Minotti, 6 Manna, 5,5 Damente, 5,5 Iacovantuono, 6 Scopinaro, 6 Colalillo, 6,5 Savino, 6,5 Calabrese, 6, e sono entrati Agostino e Di Bartolomeo, entrambi con 6. Ed ora possiamo vedere anche la pagella del San Martino. La pagella, in collaborazione con...
Solution System, assistenza tecnica specializzata su apparecchiature elettroniche e da ufficio. Via Asia, Termoli, telefono 0875 46 21 21, pronto intervento 338 49 79 054. Sassano 6, Colella 6, Del Vecchio 6 e mezzo, Antonacci 6, Bevilacqua 6 e mezzo, Rocco 6, Di Monte 6, Caterino 6, Gaspari 6, Pipino 6 e mezzo, Minotti 7 e mezzo e sono entrati Esposito con 6 e Monaco senza voto. Allora, e mi dicono che adesso possiamo vedere anche il servizio proprio di questa partita. È finita 3-3, vediamo. Real San Martino, Sprecone, Spinete, Maidomo. Sono questi gli ingredienti del 3-3 tra Matesini, privi di Tasillo, Gianfagni e Tedeschi e Basso Molisani. Nel primo tempo il San Martino a tenere meglio il campo e Sedile è subito chiamato agli straordinari per sventare in angolo il tentativo aereo di Bevilacqua. Al quindicesimo si fa vedere lo Spinete con Polzilla, ma il suo tiro è debole anche se ben indirizzato. Pochi minuti dopo inizia il Minotti Show. L'attaccante Molisano si avventa su questo pallone proveniente dalla destra, entra in area e fulmina Sedile in diagonale con il sinistro. 1-0 Real San Martino. 10 minuti dopo Minotti concede il bis. Azione quasi fotocopia, sinistro chirurgico in diagonale che vale il raddoppio per il basso Molisani. Partita in ghiaccio, neanche per sogno. Al 37esimo Colalillo rianima i suoi con questa girata in aria che non lascia scampo a Sassano per l'1-2. Poco male per il Real San Martino che sul finire del primo tempo beneficia di un rigore per un'ingenuità di Savino che dopo aver perso banalmente palla atterra Caterino. Sul dischetto va Pipino che fa 1-3. Nella ripresa ci si aspetta la reazione dello Spinete che all'inizio fa molto possesso palla ma senza rendersi pericoloso. Il Real San Martino, perso Minotti per infortunio, abbassa troppo il baricentro favorendo il ritorno dei Matesini. Ad un quarto d'ora dalla fine però Polzilla riaccende le speranze dello Spinete con questo diagonale sporcato in maniera decisiva da Bevilacqua che vale il 2-3. I Matesini ci credono e nel finale beneficiano di un calcio di rigore fischiato per questo fallo di mano in area, molto contestato dagli ospiti. L'arbitro Totalo di Termoli non sente ragioni e indica il dischetto. Sul pallone va Savino che firma il definitivo 3-3. Un punto che muove la classifica di entrambe, ma i rimpianti sono tutti per il Real San Martino. Troppo rinunciatario nella ripresa, capace di sprecare il doppio vantaggio. E lo Spinete ringrazia. Ora il calcio di rigore contro il San Martino purtroppo non c'è l'immagine, mi pare di no, perché purtroppo erano condizioni, oggi da resto sta nevicando nella zona di Campobasso, quindi pensate un po' insomma il lavoro dei nostri ragazzi, dei nostri tecnici, dei nostri collaboratori sui campi e quindi non abbiamo visto il fallo di mani. Per quel che riguarda le linee, ho visto la linea di centrocampo, si vedeva, poi le laterali non lo so, insomma, francamente non lo so. Però, insomma, comunque abbiamo annotato anche questa protesta da parte del presidente del San Martino. Allora, vorrei delle immagini di nuoto, perché all'M2, la società M2 e la Termoli Nuoto hanno organizzato ieri e oggi il 28esimo meeting Molise Nuoto. Queste sono immagini che si riferiscono proprio a questa manifestazione. Immagini anche incoraggianti, Annalisa, perché noi che stiamo parlando di neve su Campobasso, sul Molise, vedere la gente in costume da bagno ti dà anche una sorta di ottimismo, no? Che potrebbe mancare quando il tempo non è proprio positivo. Vedete quanta gente, possiamo darvi soltanto i risultati a livello di società. Al primo posto si è piazzata la società H2O del Molise, al secondo posto il CUS Bari, al terzo posto il Nuoto Giovinazzo e al quarto posto la società organizzatrice, la società M2. Hanno partecipato 28 società per un totale di 605 atleti con un rapporto atleti-gara di pari a 2000, quindi è stata veramente una due giorni dedicata al nuoto per questa manifestazione a carattere nazionale. Hanno partecipato anche degli atleti di statura internazionale come Gosman Estone, rappresentante dell'Estonia, e Tez, una nuotatrice russa. Quindi manifestazione naturalmente ben riuscita all'M2
questo binomio M2 Termolinuoto che si sono messi insieme per consentire il ritorno del 28esimo meeting che era fermo da 2 anni. Vittorio, te lo dico a te ma lo dico un po' a tutti, era fermo da 2 anni perché la Termolinuoto ha perso la gestione della piscina di Termoli e quindi per 2 anni non l'hanno potuto fare questo meeting. Poi hanno instaurato questa collaborazione con l'M2 che ha consentito di ripristinare il meeting Molise Nuoto, giunto alla 28esima edizione dopo 2 anni di pausa, proprio qui a Campobasso, in questa splendida struttura di Campo di Pietra. Va bene, possiamo sfumare queste immagini, abbiamo detto quasi tutto anche stasera. Luigi, ti saluto, volevi dire una cosa? Grazie, sì, volevo solamente salutare perché ieri sera ho avuto il piacere di stare a cena con degli amici di Montefalcone del Sannio che mi chiedevano notizie di Fabio Cordisco, Buzz, detto Buzz, che collaborava con la società, lo ricorderete, è stato molte volte presente anche in trasmissione, che al momento è un pochino fuori dalla società, gli chiedevano di rientrare, ma ovviamente era un saluto affettuoso da parte degli amici di Montefalcone. Tutto qui. Va bene, vorrà dire che oltre a ricevere posta, come c'è posta per te, possiamo sostituirci anche a chi l'ha visto a questo punto. Quindi se avete delle persone che nel Molise non si trovano più, nel Molise, nel Lazio o in Abruzzo, tranquilli, venite qui a Domenica Sport, mandateci messaggi, mandateci delle fotografie, noi diffonderemo queste foto e chi sa che qualcuno dei nostri telespettatori non l'abbia poi effettivamente visto. Allora, saluto nella nostra redazione di Termoli Giovanni Guglielmi e Marco Somma. Grazie per essere stato con noi, Giovanni, e a presto. Buonasera, direttore. Grazie e tanti saluti dal nostro amico in comune, Carmine D'Angelo, che in trasferta non è a Termoli, altrimenti me lo portavo un po' in trasmissione. E ci mancherebbe, lo aspettiamo tutti quanti. Grazie a Marco Somma. Marco, a domenica prossima. Ciao. Buona serata a tutti, arrivederci alla prossima domenica. Va bene, a Isernia saluto il nostro grande amico Peppino Viscovo, grazie Peppino per essere stato insieme a noi, vienici a trovare quando vuoi perché insomma se vuoi ti consegniamo anche le chiavi della nostra redazione. Grazie direttore, io faccio gli auguri a tutti, grazie per avermi invitato. E ci saranno altre sicuramente presenze da parte mia. Sono proprio rammaricato che do una notizia in diretta con Maria Antonietta Torto che il mio Globo Basket ha perso 68-64. Ebbene, per un punto Martin perse la cappa, questa è la storia. Siamo proprio sfortunati. Direttore, ci vorrebbe la sua presenza in Isernia. Sì. Così magari così diciamo. Porta un po' di gioia, allegria e fortuna. Grazie, grazie, ma ci avete già Annalisa di Isernia. Grazie a tutti. Ci avete già Annalisa, chi meglio di Annalisa? Ma saluto Annalisa Cerlan, anche da parte della dottoressa. Ricambio affettuosamente, direttore, la moglie è la mia dottoressa di famiglia. Grazie. Perfetto, fate pure, io posso anche... E a Massimo, posso anche lasciare una notizia in diretta. A Massimo dite di non preoccuparsi che c'è anche una fetta per lui, non c'è problema. Va bene, Maria Antonietta, tra poco che cosa, di che cosa ci parlerai? Sì, seconda parte della trasmissione dedicata al judo questa sera e alla nostra, io lo dico perché l'ho vista crescere, alla nostra Maria Centracchio e agli importanti progetti che sono legati a lei. Va bene, tra poco con Maria Antonietta Tortola. Io vi voglio ringraziare Antonello, dunque Fabio e Massimo Evangelista, ma diamo ancora proprio al volo 2 immagini dei box del go-kart. Quindi la prossima, io invece volevo lanciare un appello. La prossima gara quando la fate? La prima gara, il debutto ci sarà l'8 marzo a Cappelle sul Tavolo in provincia di Pescara. Io invece volevo... Se ci portate magari un filmato, perché voi li sì, fate questo... Ma è proprio questo che volevo dire, magari di seguirci un po' di più, ma non per altro, ma proprio per far crescere questo sport nel Molise, anche perché gli sport motoristici qui stanno tutti morendo. Se c'è la possibilità con voi di creare qualcosa di più costruttivo, ben venga. Poi se ti sente Luigi Acampo, però ti cita per danni, che dice che sta morendo, perché ci sta Fabio Emanuele che ha vinto 4 volte il titolo italiano di slalom, poi c'è il nostro amico Testa di Cercemaggiore che è stato inglobato in una scuderia, quindi tu dicevi per il kart chiaramente.
mettiamola così. Comunque, grazie, in bocca al lupo, portateci queste immagini, fateceli sapere, così daremo anche i risultati. Grazie, grazie. E cercate di piazzarvi sul podio, perché sennò non ce li portate proprio i risultati. Come sempre. Come sempre. Allora, grazie a Vittorio Del Cioppo. Vittorio, grazie. Ho detto la barba per motivi scenici, perché tu fai parte anche di un gruppo teatrale, oppure no? Sì, 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 sì. La barba è soltanto per motivi scenici, perché il 12 marzo porteremo in scena di nuovo Fonzo e Delicata. Lo spettacolo che dove si lo fate? Al Teatro Savoia, prodotto dalla Incas di e con Palma Spina, quindi venite tutti a teatro, lo spettacolo sarà gratis, non a pagamento. 12 marzo. Che giorno sì. È? Giovedì, è un infrasettimanale. Quindi possono venire tutti? Possono venire tutti, poi dopo faremo sapere tramite gli organi di stampa dove si andranno a ritirare i biglietti. Va bene, grazie a te e vieni pure anche tu quando vuoi. Grazie a Mario Rente, con te è un arrivederci perché ci vedremo sicuramente in una delle prossime puntate. Ok, buonasera. E fate piano adesso che lasciate la nostra redazione perché insomma c'è un po' di neve fuori. Allora Annalisa, ma lanciamo questo Sant'Ele in Arcadia. Sì, direttore, noi e poi per me lasciamo è stato il solito piacere stare piacere con mio, direttore. Sai. Come diceva il direttore, vi lasciamo con il servizio di calcio a 5 C1 a Sant'Ele in Arcadia, terminata. Partita terminata per 1-2, abbiamo il servizio di Luigi Di Lallo. Direttore, io scappo, lo Spartineve che mi aspetta qui fuori. Vi lasciamo in buone mani con Maria Antonietta Tortola, in bocca al lupo e complimenti a Maria Centracchio. Vi do appuntamento a domenica prossima, sempre alla stessa ora, quindi alle 18, con me e il direttore. Buona serata. Al palazzetto comunale di Frosolone il Sant'Elena Sannita perde a domicilio contro l'Arcadia Termoli 2-1 il finale. Le reti tutte nel secondo tempo, doppietta di Letto nell'Arcadia Termoli e gol finale di Terriaca per il Sant'Elena. Una gara molto molto equilibrata, decisa solamente nella ripresa. Ecco gli highlights dell'incontro con la telecronaca di Luigi Di Lallo e Daniele Genovese. Va al numero 8 De Tollis, cerca il tiro, la traversa clamorosa di De Tollis che è entrato in campo, capitano Amedeo De Tollis del Sant'Elena Sannita. Può servire anche Andrea Giolillo, cerca di uscire dal traffico, l'imbucata che non arriva, poi Ciarrocchi cerca di vincere il contrasto, Ciarrocchi all'indietro e il pallone al centro, è il miracolo di Camarda su Colella, che miracolo Daniele Genovese. Qui c'è in possesso palla Ciarrocchi che non è mai uscito insieme a Letto nell'Arcadia, anche Colella è rimasto sempre in campo, qui Ciarrocchi, palo clamoroso da parte di Ciarrocchi. De Tollis dentro per Diorio, ancora Diorio, di tacco bello per De Tollis, De Tollis tende il tiro e viene fermato proprio sulla linea di porta dal numero 13 Letto, stavolta era buona l'azione al trentesimo e finisce anche il primo tempo. Questa ripresa ovviamente c'è anche da ristaccare il pallone, attenzione Tommasona, Lidero Letto, 1-0 Arcadia su una ripartenza, il vantaggio dell'Arcadia precisamente al minuto numero 3. Arriva Miniello, in qualche modo perde il contrasto, se ne va Tommasone, fuori di un soffio, un'occasione importante. E continua a mantenere questo gol di vantaggio la formazione in maglia nera, proprio Letto scambia, ancora Sfero, ancora Letto, l'1-2 con Ciarrocchi al 20° minuto. Si è allargato Reale, c'è anche Terriaca, Reale 1-2 con Terriaca, bello il pallone di ritorno per Terriaca e grande chiusura di Di Nicola, davvero un paratone pazzesco. Poi Terriaca nello stretto cerca uno spunto chiuso con un paio di falli, se ne va ancora Terriaca, può scaricare per Reale sul secondo palo, ancora una volta la chiusura di Nicola, però dentro per Ciarrocchi, però tutto inutile, riparte ancora il Sant'Elena con Terriaca, ancora Terriaca, ho visto qualche metro, ancora Terriaca, tra il tiro e c'è il gol, questa volta c'è il gol di Terriaca, è stato un po' ingenuo questa volta Colella, bravo Terriaca e realizza il punto del 2-1 al 31esimo. E finisce qui una vittoria, vedete il grande entusiasmo da parte della panchina dell'Arcadia, proprio a testimonianza di quanto sia stata tirata questa partita. È finita 2-1 in favore dell'Arcadia, quindi Sant'Elena 1, Arcadia 2. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas Card, 2, 3 o 4 giorni a settimana fino al 31 luglio 2015 a partire da 199 euro.
Farmacia Picca, uno staff di farmacisti sempre disponibile per un consiglio mirato a tutte le esigenze. Elettromedicali Omron, integratori alimentari e per sportivi Net e Ultimate, omeopatici, cosmetici, affitto tiralatte elettrici e bilance pesa neonati, autoanalisi del sangue ed analisi computerizzata di pelle e capelli. Farmacia Picca, ora nella nuova sede di via Monsignor Bologna a Campobasso. Per un mondo differente, Eco Green, trattamento depurazione acque, consulenza, gestione e costruzione impianti, certificato SOA, autospurgo, video ispezioni, laboratorio analisi ambientali, accreditato Accredia, iscritta all'albo nazionale smaltitori. Eco Green svolge per l'unione dei comuni del Tappino, Riccia, Sepino, Montagano, Colli al Volturno, Celenza sul Trigno e San Felice del Molise il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Eco Green, via Duca d'Aosta, Campobasso. Banca dell'Adriatico. Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. Se hai un bar, un circolo, una sala giochi, un albergo, un campeggio, uno stabilimento balneare, consultaci. Biliardi Trivison, noleggia apparecchi di intrattenimento, videogiochi, biliardini, biliardi e macchine conformi Comma 6. Biliardi Trivison, a Campobasso, in via San Giovanni. Consulenza gratuita al numero 0874 63 017. GeoSicur, consulenze geologiche, indagini geofisiche a 360 gradi, comprese le indagini georadar e monitoraggio e rilievo topografico di sottoservizi e di impianti tecnologici. GeoSicur, affidabilità, competenza e professionalità. Domenica Sport, in collaborazione con D'Amico Arreda, sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio. M2 Christmas, una spa per due persone a 25 euro. Regala un percorso benessere. Domenica Sport. Eccoci qua, seconda parte di Domenica Sport. Parliamo di judo, come promesso, parliamo di Maria Centracchio. Lei non c'è perché è impegnata a Sofia questo weekend, ma parliamo con Carlo Moscato, che è il presidente onorario della Champions Sport Team, con Vincenzo Capone, che fa parte dello staff di questo team che sta accompagnando Maria in questo percorso incredibile, insieme a papà Bernardo naturalmente, che potrebbe portarla verso le Olimpiadi. Ma insomma, c'è bisogno di tutta la generosità dei molisani perché Maria riesca ad arrivare alle Olimpiadi. E Vincenzo e Carlo sono qui con noi proprio per spiegarci per quale motivo. A Carlo innanzitutto buonasera a tutti e buonasera, due. Buonasera, e a buonasera. Carlo chiedo in quali gare è impegnata Maria a Sofia questo weekend. E sono le solite gare che Maria sta facendo, internazionali, spesso che la portano addirittura in altri continenti, sta facendo per raggiungere quel punteggio minimo che le serve per la qualificazione alle Olimpiadi. Allora, parliamo della qualificazione delle Olimpiadi, come funziona? La qualificazione delle Olimpiadi, praticamente, non voglio annoiarvi con i dettagli, ma praticamente quello che avviene per il tennis sta avvenendo anche per il judo. Per la qualificazione delle Olimpiadi occorre appunto partecipare ad una rank list, entrare in una rank list, cioè ottenere un punteggio che appunto, come stavo spiegando, si ottiene attraverso la partecipazione e soprattutto la qualificazione a queste gare internazionali che spesso si svolgono in altri continenti, nel continente asiatico, in Brasile. E Maria sta partecipando con successo a tutte queste gare. Lei in effetti è penalizzata solo dal fatto, con successo nel senso che le sta vincendo. Non dimentichiamoci che Maria ha vinto, ecco, ha pressoché vinto, perché è medaglia d'oro e medaglia d'argento ai campionati europei. Quindi diciamo che l'atleta europea più forte, una delle atlete mondiali in assoluto più forti. Cioè, nonostante ha problemi di punteggio, perché è giovanissima, appena 20 anni, ed è riuscita
quindi in questi pochi mesi in cui entrate in questa nuova categoria di età, ad ottenere un ragguardevole punteggio. Ciò non di meno, naturalmente in questa rank list vi sono avversarie molto più anziane che quindi hanno accumulato negli anni un punteggio più maggiore rispetto a Maria, la quale Maria però ha dimostrato spesso di essere più forte di queste atlete che la precedono nella rank list. Allora quindi il problema è questo: occorre garantire a Maria la possibilità di partecipare a queste gare internazionali, che come ben potete comprendere sono costosissime, affinché lei raggiunga, e io aggiungo che lo raggiungerà con certezza, affinché lei raggiunga questo obiettivo. Di questo sono certa anche io. Di poter centrare. Di questo sono assolutamente certa. L'obiettivo delle Olimpiadi. E magari, insomma, abbiamo anche una qualche speranza di vederla sul podio. Ma, ecco, ripeto, secondo me, eccola qui, la stiamo vedendo, Maria. Questo è il convegno che si è tenuto sabato scorso all'Hotel Europa a Isernia, e sono stati chiamati in raccolta non solo le amministrazioni, non solo il mondo delle istituzioni, Vincenzo, ma anche gli imprenditori, affinché insomma si sensibilizzassero su questo argomento. Funziona così: Maria può partecipare ad alcune gare, partecipa ad alcune gare come atleta della nazionale. Non sempre, siccome vanno a rotazione le atlete della nazionale, certo. Lei non può partecipare a tutte le gare che la nazionale ha in programma, per cui molte le deve fare semplicemente come atleta della Champions Sport Team, e così. E molte gare sono anche programmate in Sud America e sono quelle che sono meno frequentate dalle atlete, insomma, che poi dovrebbero essere le sue avversarie. Sicuramente sì, è proprio quello il problema. Nel momento in cui lei non può partecipare come nazionale italiana, ma o perlomeno con spese a carico della nazionale italiana, può partecipare pagando tutte le spese di viaggio, di permanenza, come gravando quindi sulla Champions Sport Team. È proprio questo il motivo per cui abbiamo lanciato questa iniziativa, che è la prima iniziativa per una judoka italiana di fundraising, cioè di raccolta fondi, finalizzata appunto a reperire dal mondo in primis molisano, dalla società civile sportiva molisana, quindi reperire fondi che le permettano di stare tanto tempo fuori, di partecipare a queste gare anche in altri continenti. 15 giorni fa, per esempio, è stata a Tunisi a fare sempre una gara internazionale, affinché quindi possa scalare posizioni in questa ranking list. Allo scopo, quindi per questo motivo, questa campagna prevede la possibilità di fare dei versamenti sul conto corrente della Champions Sport Team, oppure versamenti tramite PayPal, versamenti tramite una PostPay appositamente aperta, e addirittura abbiamo lanciato una lotteria a prezzi molto popolari. Parliamo di 2 euro, cioè l'equivalente dell'SMS che solitamente si invia per i messaggi di solidarietà oppure per Miss Italia, per supportare la Miss Italia regionale che partecipa a livello nazionale. Come sta rispondendo la popolazione molisana, Carlo? Allo stato non saprei, non mi risultano grosse contribuzioni. In effetti la raccolta si è avviata, ma insomma siamo effettivamente ancora indietro. Non è possibile ancora assicurare a Maria, con la raccolta fatta in questi giorni, nemmeno il biglietto aereo per il momento. Quindi ci auguriamo e ci proponiamo, noi stessi contribuiremo in prima persona, perché questo sogno di tutti noi molisani si possa avverare. Non dimentichiamoci che in tutti gli sport molisani, nella storia degli sport molisani, questa è la prima occasione vera che abbiamo per tifare una molisana appartenente ad un'associazione sportiva molisana.
Perché ci sono stati effettivamente episodi, o ci sono tuttora, atleti molisani che si distinguono in ambito internazionale ma che poi non fanno parte di società molisane. Anche questo c'è da dire, una cosa importantissima. Certo, no? Maria sarebbe l'unica, sarebbe forse l'unica atleta appartenente a una società molisana che può ambire alle Olimpiadi di Rio. È un po', noi stiamo un po' lanciando una promozione, anche una promozione turistica del nostro territorio, perché se uno ci pensa, quando c'è un atleta che raggiunge determinati risultati sportivi, la prima cosa che ci si chiede è da dove viene. Da dove esatto. viene? Quindi potrebbe essere un modo per far conoscere questo nostro piccolo Molise a livello internazionale, ed è un'occasione mondiale, mondiale certo. Ora lo possiamo dire, mondiale. E sarebbe un peccato dover rinunciare a questa possibilità, a questo sogno. Cioè noi è un sogno chiamato Rio, diciamo, e sarebbe grave dovervi rinunciare per un problema di natura economica. Ma che poi non è una cifra insormontabile che bisogna raggiungere. Quindi noi confidiamo nel senso di appartenenza dei molisani a questa terra. Carlo, sei più fiducioso nelle istituzioni o negli imprenditori? E Vincenzo ha già risposto. Le istituzioni hanno fatto molte promesse che, come sappiamo, solitamente non verranno rispettate, anche perché le economie in questo periodo di crisi probabilmente non permetteranno più di tanto. Però è veramente un'ingiustizia, se ci pensi, la circostanza che anche nello sport adesso le istituzioni in qualche maniera remino contro. Innanzitutto questo regolamento punitivo che consente, ecco, posso capire che una rank list sia adeguato, uno strumento adeguato di selezione per il tennis, per sport ricchi, per sport che consentono guadagni notevoli, ma noi sappiamo che il judo è uno sport, benché sia veramente molto molto praticato, siamo forse la prima federazione in Italia come numero di associati, non è uno sport ricco, non è uno sport che assicura una sicurezza economica, assolutamente no, anzi chi lo pratica, il nostro maestro Bernardo Cendracchio ne sa qualcosa, ci rimette di proprio. E quindi non si giustifica una selezione così dura e così costosa, onerosa. A questo punto veramente le istituzioni dovrebbero intervenire, le federazioni, forse anche la nostra regione, che può vantare appunto per la prima volta di avere un atleta alle Olimpiadi, dovrebbero intervenire e contribuire, non dico sostenere, ma contribuire un minimo le spese. Anche perché se i molisani ci mettono i soldi, anche un euro a testa, prima c'era qui Peppino Viscovo che ha delle grandissime idee per quanto riguarda lo sport di tutta la regione, non solo della provincia di Isernia, ma lui dice se mettessimo a Isernia un euro al giorno in un bidone, il cosiddetto bidone dello sport che lui aveva provato a fare, ogni giorno siamo 20.000 persone, consideriamo quanti soldi si potrebbero raccogliere in una settimana, in un mese, in un anno o nel tempo necessario. In effetti a noi basterebbe meno, basterebbe un euro, una tantum per ogni molisano e potremmo quasi esatto, con certezza potremmo far partire Maria veramente per questa avventura delle Olimpiadi che Maria, si avvicina, ripeto, sempre di più. Non è una promessa, è una certezza, è vero, anche questo è vero, non è una promessa e quindi i molisani questo dovrebbero tenerlo ben presente perché avrebbero comunque la garanzia che se loro ci mettono quell'euro Maria ci mette del suo e quando Maria ci mette del suo insomma ottiene dei grandissimi risultati, no? Senz'altro, senz'altro. E quindi quello che noi vorremmo fare stasera è proprio un appello sia al mondo istituzionale, ancora una volta, davvero, con poco si potrebbe fare veramente tanto per questa ragazza sì. E per una regione intera. Decisamente, sì. Prego Carlo, parla tu con i telespettatori. No, poi mentre tu parlavi riflettevo tra me e me un po' alla storia. In effetti questa Maria è il...
è l'ultimo e forse più valido esponente di quella che è stata la scuola di Nicola Tempesta. Tu sai che pochi giorni fa c'è stato il convegno in cui lui è stato assolutamente relatore. Io l'ho conosciuto, l'ho incontrato in passato, un olimpionico a cui giudizio Maria è più che degna, anzi è appunto una certezza, avrebbe sicuramente la possibilità, economie permettendo, entrare alle Olimpiadi. Orbene, insomma, non dimentichiamoci che Nicola Tempesta è stato il maestro di Bernardo Centracchio, quindi noi siamo, noi sernini, veri prosecutori della scuola storica di Nicola Tempesta, che è stato appunto un olimpionico, più pluriolimpionico, plurimedagliato, ed è stato l'unico veramente temuto dai giapponesi. Maria sta facendo la sua parte, è stata in Giappone, e sembra che insomma le giapponesi facessero a gara di invitarla, perché non riuscirono a rendersi conto come mai questa ragazza non andasse mai a terra. Ecco, ma noi lo sappiamo perché non va mai a terra Maria. Allora grazie Carlo, grazie per essere stato qui con noi. Io ringrazio anche Vincenzo Capone, è veramente un appello di tutto cuore a tutti i molisani, perché un euro veramente basta pochissimo per aiutare Maria a continuare su questa strada, che è una strada veramente segnata già per il passato da grandissimi successi, e siamo sicuri che anche per il futuro sarà così, vero? Senz'altro sarà così. Grazie a voi. Ringraziamo tantissimo. Grazie a voi Carlo Moscato e Vincenzo Capone. Io vi saluto, vi do appuntamento a domenica prossima e naturalmente vi auguro una buona settimana. Arrivederci a tutti.